Buonasera a tutti, con grande piacere che diamo inizio a questo evento, evento che spero anche sia di buon auspicio per l'economia della nostra isola, che ne ha tanto bisogno. Io darei un ringraziamento particolare ai due consiglieri, a Gianluca De Riu, che è l'organizzatore e gestirà poi e questo webinar nella sua articolazione, e Gennaro Sansone, perché appunto il loro contributo è stato determinante per l'organizzazione di questo evento. Io, dando i saluti a tutti, passerei la parola subito al presidente, a Mario Mantovani, a cui passo la parola. Molte grazie, è un piacere essere collegati oggi perché credo sia un momento importante di presentazione di dati, di un'analisi che riguarda la Sardegna, una regione che nell'economia, in particolare turistica, del nostro paese gioca un ruolo sicuramente molto importante e che per le sue caratteristiche peculiari necessita appunto di un focus specifico. Noi sappiamo che quando leggiamo i dati dell'Italia rischiamo che le medie non rappresentino mai nessuno dei nostri territori, no? Abbiamo delle differenze così marcate negli indicatori che richiedono sempre una suddivisione, una spaccatura. Nel caso della Sardegna questo è ancora più vero perché ha delle peculiarità di tipo trasportistico, ma anche di struttura dell'economia che la rendono certamente diversa dalle altre. È un'occasione per fare dibattito, una riflessione anche sui potenziali impatti che avrà il PNRR. Voi sapete che abbiamo costituito diversi gruppi che seguono le diverse missioni del PNRR, da un lato per comprendere meglio e quindi divulgare quali sono i contenuti, ma anche per capire quali sono le opportunità concrete di lavoro e di sviluppo di progetti. E quindi anche questo focus speriamo di trarre qualche spunto utile per capire dove orientarci, ma anche quali difficoltà. Sento un po' in tutta Italia che ci sono abbastanza dubbi sul fatto che si riesca effettivamente ad avviare proficuamente questo processo, ma soprattutto a spendere tanti soldi con meccanismi di tipo bando europeo nei quali sappiamo non siamo mai stati particolarmente eccellenti. Ieri il roadshow è partito da Milano e tanti dubbi sono stati espressi in Lombardia e immagino che in altre regioni più piccole, meno strutturate, i dubbi siano ancora di più. Domani parteciperò al secondo incontro del tavolo del partenariato presso la Presidenza del Consiglio, rappresentanza di CIDA, cui sono raccolti anche gli altri attori delle altre parti sociali, ed è un'altra occasione per portare, come ci è stato sollecitato dal coordinatore Treu, spunti, proposte di azione per far sì che questo piano sia più efficace. Quindi anche con quest'occhio, non solo ovviamente, non è questo il centro della discussione, però anche con quest'occhio guarderò con molta attenzione a quanto verrà presentato oggi. Ringrazio i colleghi che hanno lavorato, in particolare i colleghi di Banca d'Italia e comunque in generale il segretario di CIDA Sardegna e Gianluca De Riu e tutte le persone che hanno comunque partecipato e contribuito allo sviluppo di questa occasione d'incontro. Grazie ancora e buona presentazione. Bene, riprendo la parola, ma la passo subito a Gianluca De Riu, che presenterà via via i relatori nella evoluzione di questa serata. E auguro buon lavoro. Bene, grazie intanto a tutti voi presenti, grazie per l'onore che ci ha fatto Mario Mantovani
Presidente Cida di essere qui con noi, ne siamo molto grati. La prossima volta speriamo di poterlo ospitare qui in Sardegna e quindi di incontrarci di persona. Bene, abbiamo dato questo titolo sull'economia della Sardegna e poi pian piano entreremo in questa chiacchierata sul tema del turismo, perché siamo convinti di tante cose. Siamo convinti che la Sardegna, il turismo, è abbastanza ovvio, sia una leva fondamentale di crescita e di sviluppo, poi ci sono delle precise scelte su come farlo e come orientarlo, ma in realtà ancora a monte di tutto questo c'è da capire come la Sardegna si incastona, mettiamo così, in un sistema macroeconomico generale e non autoreferenziale, come spesso accade. E tutto questo lo possiamo scoprire solamente su analisi dei dati, perché sui dati dobbiamo poi decidere. Ce lo insegnano dalle scuole che con i numeri si decide. Ecco, spesso noi disattendiamo i numeri e prendiamo decisioni un po' così. Diciamo che non è un periodo normale, ovviamente, e se qualcuno è convinto che come agitare una bottiglia finita la pandemia, speriamo quanto prima, il sistema ritorna allo stato precedente, forse non è esattamente così. Oggi scopriremo delle cose molto, molto curiose, molto interessanti, e sarà una serie di interventi che vanno ad aggiungere informazioni al nostro sistema, sul nostro sistema economico e sul turismo. Quindi consentitemi innanzitutto di ringraziare Gennaro Sansone, che è presidente direttivo Banca d'Italia, che si prenderà l'onere di fare la relazione, come dire, corposa sull'economia e sulla quale ho avuto qualche anticipazione, quindi vi assicuro che avremo degli elementi importanti su anche a sfatare un po' alcuni luoghi comuni. Cederò successivamente la parola al caro amico Giacomo Del Chiappa, professore dell'Università di Sassari di marketing turistico, e aggiungerà delle cose altrettanto importanti, soprattutto ci farà un'analisi su quello che è successo in questi due anni da un punto di vista dell'immagine della Sardegna verso l'esterno. E quindi, diciamo così, entreremo poi successivamente con Mario Garau, che ha la parte importante dell'infrastruttura. Noi diciamo sempre che la Sardegna, ovviamente, o vieni in nave o vieni in aereo, non hai altri mezzi. Gli aerei ormai sono predominanti. E Mario Garau, come responsabile di sviluppo network della GESA, che ricordo l'aeroporto di Olbia, che è un attore importantissimo nello sviluppo, soprattutto della Sardegna in generale, ma del nord-est, ci darà alcune indicazioni e speriamo anche qualche previsione per il 2022. Lascerei per ultimo Paolo Manca, se non avessi esigenze di aerei, perché lo vedo che è a Roma, alla direttiva nazionale di Federalberghi, lui in qualità di presidente di Federalberghi Sardegna, nonché vicepresidente nazionale, se poi eventualmente se avesse qualche pressione di voli interviene, lo inseriamo. Per cui questo sarà lo schema, poi alla fine chi vorrà, vedo che gli autorevoli ospiti che abbiamo, le presenze, poi lasceremo spazio anche a qualche o riflessione, vi prego non facciamo controrelazioni alle relazioni, ma domande principalmente, curiosità. Gennaro, a te la parola, ringraziandoti ancora per la disponibilità. Buonasera, io sono io a ringraziare voi per questa occasione di confronto che con Gianluca e con Riccardo avevamo immaginato nella primavera di quest'anno, fare una riflessione sull'andamento dell'economia della Sardegna con un focus sul turismo. Le motivazioni sono state ampiamente illustrate già da Gianluca, da Riccardo e dal presidente nazionale che saluto, è un piacere di conoscere per la prima volta. E io proverò a condividere con voi qualche numero un po' sull'andamento dell'economia sia a livello internazionale che del sistema italiano, andando poi a illustrare i principali trend osservati per il 2021 nella congiuntura della regione Sardegna, con un focus finale sugli aspetti legati al turismo. Cercherò poi di chiudere l'intervento offrendo degli spunti di riflessione che
mi auguro possano essere poi di impulso per gli interventi dei relatori che mi seguiranno e che, mi sembra di capire, sono tutti molto più addentro alle problematiche del turismo di quanto possa essere io, ciascuno chiaramente nel proprio ambito di competenza. Io proverei a condividere una presentazione. Sostanzialmente nella presentazione cerchiamo un po' di ripercorrere l'economia della regione nel quadro interno e internazionale, qualche approfondimento su dei dati legati al mercato del lavoro e al mercato del credito, una brevissima sintesi dei principali settori produttivi, di come si sono mossi nel corso del 2021, per chiudere poi con un focus sul turismo. È chiaro che il 2021 è un anno peculiare, un anno che viene dopo i disastri dell'annus horribilis, il 2020, che come tutti sappiamo ha prodotto disastri significativi sul piano umano e sanitario, innanzitutto sul piano economico, sul piano sociale. Ciò ha portato innanzitutto una messa in campo di interventi di carattere pubblico sia sul versante fiscale sia sul versante delle autorità monetarie senza precedenti. E questo è bene sottolinearlo perché sia le misure adottate dalle banche centrali, sia gli interventi straordinari messi in campo dai vari governi dei principali paesi a favore di imprese, a favore dei lavoratori, a favore delle famiglie, hanno consentito di attenuare l'impatto della crisi e di creare le condizioni perché il 2021 possa essere un anno di ripresa, di rilancio. Ed infatti i primi numeri che abbiamo osservato, soprattutto a partire dal secondo trimestre di quest'anno, sono numeri positivi, numeri che evidenziano un rilancio delle attività poi in tutte le aree dell'economia internazionale. Io mi sono permesso di richiamare alcuni documenti ufficiali della Banca d'Italia sia a livello di pubblicazione nazionale, queste due tavole sono tratte dal bollettino economico di ottobre 2021, seguiranno poi delle informazioni che invece sono per le quali sono debitore dei colleghi della divisione Aret della sede della Banca d'Italia di Cagliari. L'idea è quella appunto di un anno in cui l'economia riparte anche in misura abbastanza forte a partire dal secondo trimestre. Però ecco, è importante ricordare che ciò è anche dovuto a quello che io definisco l'effetto cortisone dell'intervento pubblico che ha interessato in misura particolare il 2020, ma prosegue e come vedremo anche nel 2021 a produrre i suoi effetti. Nella prospettiva c'è l'esigenza di intercettare in misura efficace le opportunità che derivano dai progetti che dovranno trovare una loro quadra e una visione unitaria nel piano nazionale di rilancio e di resilienza, il PNRR, di cui si sente tanto parlare e che probabilmente caratterizzerà la politica fiscale non solo dei prossimi anni nel nostro paese e nel contesto europeo. La forte ripresa a livello internazionale riguarda sicuramente le principali economie europee. L'Italia si sta distinguendo per un tasso di crescita che è superiore a quello di alcuni competitor, in particolare della Germania, un dato assolutamente al quale non eravamo abituati. Ricordiamo che noi veniamo da qualche anno in cui la crescita dell'economia italiana era assolutamente asfittica, che è comunque inferiore alla media osservata per i principali paesi europei, e vedere che la nostra economia ha reagito in modo più veloce, più intenso, dobbiamo poi capire se è anche più resiliente come risposta, fa sicuramente piacere. È una nota di ottimismo che viene solo in parte stemperata dal fatto che a fianco a questa ripresa iniziamo a vedere i primi sintomi di un fenomeno che ormai pensavamo di non vedere nei nostri orizzonti, cioè l'inflazione. Infatti io nei miei appunti mi sono messo un punto di domanda sul bentornata, se l'inflazione è un fenomeno che vediamo con favore o meno, perché chiaramente l'inflazione sappiamo tutti che è un fenomeno che rende più complicate le previsioni, una tassa sul futuro, però sappiamo anche che i periodi di crescita molto spesso sono accompagnati da un incremento del tasso di inflazione. E quindi, pur se a livelli fisiologici, è chiaro che dobbiamo attenderci una ripresa dell'inflazione.
in questi primi mesi la sensazione che vi sia una spinta inflazionistica importante, derivante sicuramente da una ripresa della domanda la cui intensità probabilmente o la cui rapidità non era stata sufficientemente compresa anche dalle grandi organizzazioni produttive. È un'inflazione che è molto legata al rincaro delle materie energetiche. Questo, come vedremo poi, ha un effetto anche apparentemente indiretto, ma secondo me molto, molto da attenzionare per il settore del turismo. E è un'inflazione che in parte deriva anche dalle strozzature nelle catene di fornitura, nell'approvvigionamento di materie prime e semilavorati. Nella lettura della Banca Centrale Europea, l'inflazione che stiamo vivendo è temporanea, sembra che non abbia delle caratteristiche strutturali, e uno degli aspetti che conferma questa lettura è il fatto che la dinamica dei salari al momento ancora non risente di questo rilancio inflazionistico, anche perché sussistono margini di capacità produttiva inutilizzati, quindi chiaramente ciò non determina una crescita nell'andamento dei salari, e quindi questo viene visto come un elemento che porta a considerare come temporaneo e non strutturale l'incremento dell'inflazione che stiamo osservando, che poi, come sappiamo, è uno degli aspetti che guida le scelte di politica monetaria. Il quadro internazionale per tutte le principali economie vede indici di fiducia da parte delle imprese in area positiva, a partire sostanzialmente dai primi mesi del 2021. Chiaramente questo è un effetto del progredire della campagna vaccinale e della progressiva attenuazione del rischio epidemiologico. È chiaro che questi aspetti vanno letti anche in prospettiva. Noi per il 2021 c'è un'aspettativa crescita a livello di prodotto interno lordo. L'ultimo outlook rilasciato dal Fondo Monetario Internazionale pone un tasso di crescita nell'intorno del 6%. Le prospettive restano eterogenee nelle varie aree del globo, con una caratterizzazione che può essere sintetizzata in questi termini. Nei paesi sviluppati probabilmente il PIL tornerà già nel prossimo anno su livelli prossimi a quelli prepandemici. Nelle economie emergenti invece gli effetti della crisi sanitaria saranno più duraturi, e quindi i ritardi nelle campagne vaccinali avranno un effetto anche nel ritorno ad un livello di capacità di creare ricchezza che si protrarrà più a lungo rispetto alle aree sviluppate. I fattori di incertezza che non vanno sottaciuti e che sono, ahimè, sotto gli occhi di tutti, sono legati principalmente all'evoluzione del rischio epidemiologico, quindi all'andamento e alla diffusione delle campagne vaccinali, all'emersione e all'impatto delle nuove varianti, e alle strozzature a cui facevo riferimento prima nella supply chain, in particolare per quanto riguarda le materie prime e gli input intermedi. Qui si aprirebbero anche degli scenari che potrebbero portare a delle riflessioni, ma non è questa la sede, di come queste strozzature stanno portando, in alcuni casi hanno già portato anche a ridisegnare le catene di valore. Si parla molto di una regionalizzazione, di una deglobalizzazione dell'economia. Sono appunto tematiche che in questa sede lasciamo sullo sfondo e che sono sicuramente dense di interesse. L'Italia nel 2021, questa ecco, è una slide che sintetizza un po' le proiezioni di crescita che il Fondo Monetario prevede per fine anno. E più prosaicamente, in questa slide io ho messo in evidenza come il tasso di crescita per l'economia italiana, che per il 2021 è previsto al 5,8%, ecco, già nel 2022 si riduce al 4,2% e ritorna più o meno in linea con la dinamica osservata, la dinamica attesa per le principali economie dei paesi sviluppati. Nel 2021 la dinamica dei principali indicatori dell'economia italiana è assolutamente positiva. In particolare voglio sottolineare come il comparto dei servizi ha beneficiato dell'allentamento delle misure di restrizione e
e quindi ha iniziato a crescere appunto dal secondo trimestre in maniera robusta. Un altro settore che si caratterizza per dinamiche positive è quello delle costruzioni, sia per quanto riguarda la parte residenziale che per quanto riguarda la parte commerciale, e chiaramente anche qui c'è un effetto che deriva dallo stimolo fiscale che negli ultimi anni è stato particolarmente forte e che è slegato dalle tematiche del Covid, ma sicuramente sta dando un boost importante ad un settore che tradizionalmente, storicamente, è un punto caratteristico del nostro tessuto economico. Le stime del PIL per il 2021 per l'Italia dai principali osservatori sono state riviste al rialzo e appunto le previsioni, almeno quelle le ultime che sono riuscito a trovare da fonti pubbliche, attestano la crescita del PIL per il 2021 intorno al 6%, un dato assolutamente positivo, ma che non dobbiamo dimenticare. Non riporta la nostra economia a livelli prepandemici ancora, perché come vedremo nel 2020 il PIL italiano e il PIL della Sardegna hanno perso qualcosa di più del 6%, quindi c'è un effetto rimbalzo, c'è un dato positivo, ma non dobbiamo sottostimare il fatto che appunto è un rimbalzo parziale, un recupero parziale delle capacità di creare ricchezza. Gli indicatori che riguardano la fiducia dei consumatori rispecchiano un po' le dinamiche che abbiamo descritto. Mi piace richiamare il grafico sulla destra, quello che riguarda la propensione al risparmio delle famiglie. Vede come nel corso del 2001 si è un po' invertita la tendenza, è diminuita la propensione al risparmio, che vuol dire che sostanzialmente è aumentata la propensione al consumo. Quindi la formica italiana che nel 2020 ha accumulato, come vedremo, questo è un dato che riguarda anche il mondo delle imprese. Nel corso del 2021, con il miglioramento un po' del clima di fiducia, anche aumentato la propensione al consumo. Per quanto riguarda la nostra regione, la Sardegna, è chiaro che i dati che ne abbiamo al momento sono dati che derivano dalle analisi che abbiamo svolto in buona sostanza a cavallo subito dopo l'estate, quindi a partire da settembre. L'aggiornamento congiunturale che abbiamo pubblicato a novembre indica una crescita significativa del prodotto interno lordo della Sardegna. Ormai da tempo utilizziamo un indicatore, l'ITER, che è una buona proxy dell'andamento del PIL della regione, e l'effetto rimbalzo anche per la Sardegna è praticamente rappresentato da questo grafico. Anche in questo caso il trend positivo è dovuto ad un rafforzamento sia degli investimenti che dei consumi e da un buon trend delle esportazioni. Non dobbiamo dimenticare però che nel 2020 abbiamo assistito ad una riduzione del PIL della Sardegna di circa il 10%. L'ultimo dato che io ho trovato disponibile è un dato di fonte Svimez che parla di una flessione del 9,7%. E come è stato più volte detto, si tratta della peggiore contrazione del prodotto interno lordo osservato dal secondo dopoguerra. Quindi la gravità della situazione che ci siamo trovati a vivere nel corso del 2020 è sotto gli occhi di tutti. Stiamo cercando a fatica di uscirne. L'impatto del Covid è stato misurato in un approfondimento condotto dal centro studio Krenos raccoglie il contributo di importanti accademici delle università di Cagliari e di Sassari. Io sono debitore nei loro confronti di questa tavola, che ha quantificato sulla base di un modello econometrico la flessione dell'impatto del PIL sull'economia della Sardegna nell'11%. E dovendo parlare di turismo, mi piace richiamare quel meno 41,7% che è l'impatto stimato per i servizi di alloggio e di ristorazione, un numero che credo parli da solo e che non necessiti di ulteriori commenti da parte mia. 2021,
cose vanno meglio, proviamo a vederla lato lavoro e lato crediti. Cerchiamo di capire come questa inversione di tendenza importante sia riflessa sul mercato del lavoro, e anche qui insomma le curve sono orientate verso l'alto. Anche qui il settore dei servizi e del comparto del turismo danno un contributo importante alla crescita dell'economia regionale. Sulla base degli approfondimenti condotti in serie di aggiornamento congiunturale dalla sede di Cagliari della Banca d'Italia, è risultato che nei primi 8 mesi del 2021 le attivazioni nette, quindi le attivazioni al netto delle cessazioni, sono state di 57.000 unità circa, e sono in buona parte riferibili al settore turistico. Il dato è in forte aumento rispetto al 2020, ma va letto con delle avvertenze. Innanzitutto si tratta prevalentemente di contratti a termine. Questo è un dato che appunto ci deve far riflettere sulla durata, sulla resilienza di questa ripresa dell'occupazione. Il numero delle cessazioni è poi tenuto basso dall'intervento pubblico, dal blocco dei licenziamenti e dal ricorso alla CIG. Quindi è un dato, se vogliamo, drogato, tenuto basso, che consente alle attivazioni nette di attestarsi su livelli particolarmente elevati. E comunque le sole attivazioni lorde nel 2021 sono più basse rispetto a quelle osservate nel 2019. E quindi ulteriore conferma che i dati positivi del 2021 non consentono comunque di dire che la forbice rispetto al 2019 si sia chiusa. Il ricorso alla CIG è diminuito, ma resta comunque su livelli storicamente elevati. E un altro aspetto che emerge con forza è che, nonostante l'aumento registrato negli ultimi mesi, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è diminuita rispetto ai livelli prepandemici. Una sintetica riflessione anche sulle misure che sono state adottate sia a livello, soprattutto a livello nazionale, per contrastare gli effetti economici e sociali, quindi con un utilizzo più intensivo di alcune misure ordinarie di contrasto alla povertà, che erano state adottate già prima della pandemia. Parlo del reddito di pensione, del reddito e pensione di cittadinanza. Come sappiamo, a questi interventi si sono aggiunti delle ulteriori misure che appunto riguardano il mondo dei lavoratori autonomi, ristori ad autonomi di imprese, nonché il reddito di emergenza. Ecco, sulla base del nostro punto di osservazione, nei primi 6 mesi del 2021 i nuclei familiari che hanno beneficiato del reddito di emergenza o del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza in Sardegna sfiorano il 9%, un dato che è maggiore rispetto alla media del paese, inferiore invece rispetto a quello osservato per le altre per le regioni meridionali la media è del 13,6%. Inoltre, per i lavoratori indipendenti e per le altre categorie che sono tradizionalmente poco protette dagli ammortizzatori sociali, le indennità straordinarie, le cosiddette indennità Covid, secondo le stime più aggiornate, si attestano intorno agli 84.000 beneficiari, un dato che copre circa la metà dei lavoratori autonomi. Anche questo è un valore che è sostanzialmente in linea con quanto osservato a livello nazionale. Per quanto riguarda invece il mercato del credito, io mi sono permesso di chiamare questi due mercati come una buona proxy con dei dati di carattere reale sull'andamento dell'economia. Vedete come i prestiti bancari, che nel 2020 come trend, come dinamica, hanno beneficiato del supporto pubblico, ricordate le garanzie rilasciate in modo più o meno automatico attraverso lo schema gestito dal fondo di garanzia del medio credito centrale. Nel 2021 è proseguita la dinamica positiva, soprattutto vedete, per le imprese, ma anche per le famiglie. Vedremo che, vado un po' avanti, è ripresa sia la parte relativa a credito al consumo, e che immagine che fa, passatemi il termine, scopa con il fatto che
è aumentata la propensione al consumo, il ritorno al consumo, sia per quanto riguarda i mutui per abitazione, i mutui residenziali, che chiaramente nel 2020 avevano subito un po' lo stop del mercato immobiliare, e di fatto poi nel 2021 sono ripartiti, e questo ha avuto anche un effetto poi, chiaramente, quello è un mercato che un po' si autoalimenta, perché chiaramente questa dinamica dei crediti favorisce poi anche una ripresa delle transazioni immobiliari, sia per quanto riguarda il numero, sia per quanto riguarda la tenuta dei prezzi. La qualità del credito resta su livelli non preoccupanti, nel senso che abbiamo nel 2021 un bassissimo tasso di deterioramento del credito. Noi con questa parola, sostanzialmente con questo termine, proviamo a fotografare la parte di crediti in bonis che nel corso dell'anno va verso categorie di credito anomalo, quindi verso le classificazioni a non performing. È un dato storicamente basso, ma è un dato che anche qui deve fare i conti con il sostegno pubblico, con l'attività di moratorie e di stand-by, di stainless steel, che le banche o di iniziativa o aderendo alle misure governative hanno messo in campo. E quindi anche qui è una fase di tregua. Per questo io mi sono permesso di dire che è un dato più che positivo, un dato per il momento tranquillizzante. E così come lo stock di credito anomalo resta su valori estremamente, estremamente contenuti, parliamo, se non ricordo male, di un numero che è inferiore al 5%, e quindi è un dato che anche in questo caso però beneficia del fatto che anche nel 2021 hanno continuato ad operare delle moratorie, e le autorità di vigilanza a livello europeo hanno consentito un minor rigore nella classificazione del credito, e questo certamente ha consentito di affrontare in modo più soft le problematiche che inevitabilmente riguardano poi la qualità degli asset delle banche. In prospettiva, dai segnali che abbiamo, la possibilità, l'accesso al credito sia da parte delle imprese che da parte delle famiglie si avvarrà per tutto il 2021 di condizioni distese. Questa è chiaramente una fotografia che abbiamo scattato a settembre, in cui c'è anche l'informazione che riguarda i tassi applicati. E in buona sostanza queste condizioni distese non dovrebbero modificarsi, chiaramente anche per i primi mesi del 2022 a questo punto. Chiaramente anche questo sono dati, sono numeri che sono molto sensibili non solo al ciclo economico, ma anche all'evoluzione del quadro normativo regolamentare. L'attività del settore industriale in Sardegna è andata nel 2021 in segno positivo un po' in tutti i settori, sia la produzione che gli ordini, sia il fatturato che gli investimenti fanno segnare sulla base delle risposte che i nostri ricercatori hanno raccolto presso il campione di imprese dei saldi positivi. E quindi c'è un ritorno sia per quanto riguarda gli investimenti, sia per quanto riguarda il fatturato. E questo chiaramente si riflette sulla situazione economico-finanziaria delle imprese residenti in Sardegna, in particolare per quanto riguarda la redditività. Vedete, nel 2021 c'è un numero maggiore di imprese che prevedono di chiudere l'esercizio 2021 inutile rispetto al dato del 2020, e questi sono tutti aspetti qualitativi che confermano come il mondo delle imprese sta vivendo, insomma, nel 2021 un anno favorevole. Un altro aspetto sul quale richiamo l'attenzione, che mi auguro possa essere anche un motivo di riflessione, è il dato della liquidità che le imprese sarde continuano a detenere sui conti correnti bancari. Parliamo di 6 miliardi. 6 miliardi detenuti appunto o su conti correnti o su depositi a risparmio, quindi forme a vista. Qui chiaramente, anche nel dialogo con i colleghi,
Le motivazioni possono essere legate ad un atteggiamento di prudenza, di cautela, incertezza negli investimenti. Vi può essere una parte legata all'effetto delle moratorie, che sia sul versante bancario che sul versante fiscale hanno consentito di non tirare, no, la liquidità disponibile. Quello che voglio evidenziare inoltre è come l'incremento su base annua a giugno è intorno al 27-28%, a dicembre 2020 era 32%, quindi è una dinamica che resta importante ma è in decelerazione. Questo perché probabilmente sta cambiando un po', nel 2021 è cambiato evidentemente il clima, però ecco, la liquidità detenuta dalle imprese sui conti correnti di banche resta un dato significativo, un dato importante. Andiamo finalmente con un focus sul turismo. Il turismo è uno dei settori che nei primi mesi del 2021 ha contribuito in misura significativa alla crescita dell'economia sarda. Dalle nostre rilevazioni anche le imprese energetiche, per effetto della maggiore richiesta di carburanti, hanno orientato in senso positivo gli indicatori di produzione. Del mondo delle costruzioni abbiamo già parlato, e chiaramente per la Sardegna vale il discorso che abbiamo fatto a livello nazionale. E un altro settore che in Sardegna si è caratterizzato per la vivacità è quello dell'alimentare. Che già nel 2020 aveva dato una buona prova di resistenza, nel 2021 è ripartito con ancora maggiore vivacità, beneficiando anche della graduale ripresa dei servizi di ristorazione. E il turismo, appunto, è uno dei settori che nell'ambito dei servizi ha dato il maggior contributo alla ripresa delle attività. Parliamo di un comparto, quello turistico, e consentitemi qui qualche breve riflessione di tipo più strutturale sul settore, considerata la rilevanza che ha nell'economia della regione. Parliamo di un settore che appunto pesa, sulla base delle stime nel 2019, pesa intorno al 16% del PIL della regione Sardegna. Un dato che si confronta l'analogo dato a livello nazionale, che è del 12%. Quindi è chiaro che in Sardegna il turismo pesa più che nella media delle altre regioni italiane. Nel 2019 l'anno si era chiuso, era stato un anno particolarmente positivo, con circa 15 milioni di presenze, metà delle quali provenienti dall'estero, una spesa stimata da parte dei turisti circa 9 miliardi, che è un dato che insomma, sostanzialmente, se non ricordo male, si parla con l'ultima manovra finanziaria approvata dalla regione, siamo nell'intorno di quelle cifre, e un fatturato per le imprese del comparto di quasi 3 miliardi, è un dato che è quello di 2019, un fatturato delle imprese del turismo del 2,7 miliardi. Lo sviluppo del comparto in Sardegna è iniziato in misura strutturata nel secondo dopoguerra, no? Negli anni 60, soprattutto nella parte settentrionale dell'isola. C'è stato un incremento significativo negli ultimi 20 anni. Dal 2000 al 2019 i flussi turistici sono cresciuti di circa il 50%, con una progressiva crescita della componente internazionale, e che appunto nel 2019, come anticipavo, è arrivata quasi a bilanciare quella domestica. Su questa evoluzione sicuramente ha inciso lo sviluppo dei collegamenti aerei diretti con molte città europee, attivi soprattutto nei periodi estivi, ed è stata favorita anche dal fatto che negli ultimi anni pre-Covid alcune aree in competizione con la Sardegna, penso soprattutto al Nord Africa, hanno avuto dei problemi legati a una, passatemi il termine, una diminuita sicurezza percepita, no? Dovuta a tensioni interne o internazionali di cui appunto la Sardegna come meta turistica si è avvantaggiata. Questa slide dà una fotografia che risale al 2020, un po' dell'offerta turistica in Sardegna. La Sardegna mette a disposizione circa 200.000 posti letto, sono il 14% della capacità ricettiva del mezzogiorno, da parte di 6.000 strutture,
Gli esercizi alberghieri, che come numero rappresentano poco più di un sesto del totale, offrono però il 50% della ricettività. Le cosiddette strutture complementari, che è un mondo abbastanza eterogeneo in cui andiamo a comprendere bed and breakfast, alloggi in affitto, case vacanza, hanno ovviamente una minore dimensione. Un altro dato che dagli approfondimenti condotti sul 2020 possiamo affermare è che in Sardegna la presenza di strutture più grandi e con standard qualitativi mediamente più elevati è maggiore rispetto all'Italia, che vuol dire che abbiamo una presenza di alberghi con capienza maggiore e che si collocano sulla fascia 4-5 stelle con una ricorrenza, con una frequenza maggiore rispetto a quella osservata per altre aree del paese. Negli ultimi anni, dal 2012 al 2020, il numero degli esercizi ricettivi è aumentato di oltre un terzo, ma questa dinamica ha interessato soprattutto i cosiddetti esercizi complementari. È interessato soprattutto appunto questo mondo di bed and breakfast, di agriturismi, di case vacanza. E questa evoluzione, secondo me, qui appunto poi offro queste mie considerazioni, un po' la riflessione dei relatori che verranno, che interverranno dopo di me, è un trend che va sicuramente inquadrato in un contesto più ampio, che è quello cioè dell'organizzazione delle vacanze da parte dei turisti in modo un po' fai da te, no? Noi come consumatori lo viviamo come fenomeno, c'è un'offerta consumer to consumer che è stata sicuramente agevolata e favorita anche dallo sviluppo di piattaforme tecnologiche che da un lato hanno ridotto le barriere all'ingresso nel mercato della ricettività e dall'altro mettono quindi nelle condizioni i privati cittadini di intercettare una quota ancora chiaramente non importante da un punto di vista numerico, ma comunque in aumento, di flussi turistici, anche in aree territoriali che sono tradizionalmente più marginali. Su questo tema i colleghi della divisione ricerca economica della sede hanno condotto un interessantissimo approfondimento che trovate nella pubblicazione del giugno 2020 e che il cui titolo è Network privati di ospitalità turistica in Sardegna. Recenti dinamiche e differenze territoriali. E effettivamente coglie una serie di aspetti, secondo me, molto interessanti, tra i quali appunto sia la dinamica a cui facevo riferimento prima, sia quest'altra informazione sulla quale credo sia opportuno fare una riflessione, cioè il fatto che la presenza degli alloggi attivi appunto non si limita ai comuni costieri, ma in alcune aree interessa anche la parte più interna. E quindi questo chiaramente è la conferma che questo tipo di ricettività introduce degli elementi anche di, se vogliamo, di inclusione o di sviluppo sociale che probabilmente vanno valutati in una visione di insieme. Sempre facendo riferimento ai dati 2019, la maggior parte dei mercati esteri di provenienza dei turisti in Sardegna sono tutti paesi europei, in particolare la Germania, la Francia, la Svizzera e la Gran Bretagna. Le presenze dei paesi extraeuropei è abbastanza marginale. Per quanto riguarda invece i turisti italiani, in cima alla classifica troviamo la Lombardia, e poi il Lazio, il Piemonte e l'Emilia Romagna. E poi c'è un altro dato che personalmente mi ha sorpreso, come avete capito io non sono sardo, sono di origini campane, sono qui da qualche anno, però ecco il turismo interno regionale pesa per circa il 16% in termini di pernottamenti complessivi, questo è il dato osservato nel 2019, è qualcosa che meno personalmente mi ha sorpreso. Per quanto riguarda la destinazione dei flussi, la maggior parte delle presenze si concentrano nella parte settentrionale del paese, circa il 50% delle presenze è nella parte nord della Sardegna, in particolare nel nord-est. L'area cagliaritana e il sud Sardegna accolgono circa il 25%, un quarto dei visitatori, ed il nuorese un ulteriore 17%. La provincia di Oristano invece si ferma su un livello inferiore al 10%. Questa situazione nell'ultimo decennio non ha avuto apprezzabili modifiche, fatta eccezione per l'area cagliaritana, che è riuscita ad intercettare un
una quota maggiore di turismo. Nella stagione 2021, sulla base delle stime del Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, le presenze sull'isola sono cresciute rispetto al 2020 di oltre il 50%, fermandosi però ad un livello inferiore rispetto al 2019. Le stime delle associazioni di categoria quantificano in circa 10 milioni le presenze sull'isola nel periodo giugno-ottobre. Per dire, nel 2019 lo stesso periodo aveva fatto sì che aveva visto la presenza di circa 15 milioni di turisti. Inoltre, dalle informazioni raccolte presso gli operatori, la ripresa è stata alimentata soprattutto dagli italiani. Nel 2021 la clientela internazionale, i turisti stranieri, per una serie di motivi, il persistere delle restrizioni o delle incertezze del Covid, il venir meno di un'offerta di trasporto paragonabile a quella pre-Covid, ha fatto sì che la componente estera non abbia potuto fornire il contributo degli anni precedenti. Su questo vi voglio ricordare che lo stesso Centro Ricerche a inizio stagione aveva prospettato tre scenari. Quello più favorevole prevedeva presenza in Sardegna per tutta la stagione circa 11 milioni, una spesa turistica intorno ai 6 miliardi e un fatturato delle imprese intorno al 1,7 miliardi. Il fatturato sarebbe stato poco meno dei due terzi di quello stimato per il 2019. Sarebbe interessante che i relatori che interverranno dopo possano darmi un conforto sulla robustezza delle stime che erano state effettuate. Chiaramente coerenti con queste dinamiche sono i numeri sui flussi complessivi dei passeggeri presso gli scali portuali e aeroportuali dell'isola. Nei primi 8 mesi del 2021 l'incremento anche qui è stato circa il 50% rispetto al 2020, ma senza recuperare i livelli del 2019. Per quanto riguarda in particolare il sistema dei porti, l'autorità di sistema portuale ha stimato che nel 2020 i porti dell'isola hanno osservato un transito di circa 3,8 milioni di passeggeri. Per dire, nel 2019 erano stati 6 milioni. Inoltre, fatica a riprendersi un segmento, quello delle crociere. Nel 2021 i croceristi a Cagliari sono stati circa 15.000, nel 2019 erano stati ben 220.000. Io mi scuso se probabilmente sono andato un po' lungo e forse ho dato un po' troppi numeri, spero di non aver fatto confusione. Mi avvio però a chiudere con fornendo qualche spunto di discussione che cerca un po' di cogliere quelli che sono i punti di forza e secondo me gli aspetti di miglioramento, di rafforzamento che il comparto può avere nei prossimi anni e che sicuramente devono partire dal fatto che ci troviamo di fronte ad un punto di forza innegabile, che è il patrimonio ambientale e storico-culturale dell'isola, che è un unico, direi mare e non solo. Un altro aspetto di forza della Sardegna, secondo me, è il brand, cioè il marchio Sardegna, secondo me, ha una capacità attrattiva non trascurabile. E questo anche grazie appunto alla qualità dell'offerta turistica, che vede una quota elevata di alberghi in categoria 4-5 stelle, superiore alla media italiana. Nei miei dati io ho un 60% rispetto ad una media che si attesta intorno al 40%. Un altro aspetto, secondo me, di forza è in prospettiva la valorizzazione delle aree interne, la valorizzazione del turismo, chiamiamolo alternativo, un po' di nicchia, il turismo lento, il turismo sportivo, congressuale, quello legato ad eventi, che secondo me può andare ad intercettare quegli spazi che inevitabilmente, un po' per il Covid, un po' perché le abitudini di consumo sono cambiate, è stato lasciato da quel turismo che veniva garantito dal turismo organizzato, dai tour operator. In prospettiva le riflessioni un po' sulle criticità, secondo me, non possono prescindere innanzitutto, qui forse dico una banalità, dai collegamenti. In primo luogo dai collegamenti con la terraferma. In tono un po' scherzoso, definirla la discontinuità territoriale, no?
Chiaramente sappiamo tutti che siamo anche in una fase in cui sia il vettore marino che il vettore aereo di riferimento attraversato una situazione economico-finanziaria tale da non poter continuare a fornire lo stesso servizio. E la riflessione che io pongo è questa, che cioè la continuità territoriale, i vari bandi sono stati sempre, meno da quello che io ho compreso, sono soprattutto stati finalizzati a garantire al residente in Sardegna uno standard di collegamento in termini di frequenza dei voli, tariffa, che appunto consentisse di non far pesare la discontinuità territoriale. Io credo che in una prospettiva di valorizzazione del turismo come potente leva di sviluppo economico, il tema andrebbe affrontato come leva competitiva e non semplicemente come superamento dell'insularità. E poi è chiaro che i collegamenti con la terraferma, vuoi per mare, vuoi per aereo, sono importanti, però un altro tema sul quale occorre fare delle riflessioni è la qualità delle infrastrutture di trasporto nell'isola. Questi sono chiaramente temi che, a mio avviso, possono trovare una loro, non dico una risposta, però probabilmente un ambito di riflessione anche nell'ambito delle riflessioni che si stanno svolgendo a vario livello nel PNRR. Un altro aspetto di criticità che, se vogliamo, si parla e conseguenza di quelle legate ai collegamenti è la stagionalità. Luglio e agosto rappresentano molto spesso il 50% delle presenze dell'intera stagione. Nel periodo giugno-ottobre si concentra circa l'80%. Questo ha come riflesso un ridotto utilizzo delle strutture. Sempre sui dati del 2019 parliamo di un utilizzo intorno al 27%, a fronte di una media nazionale del 34%. È chiaro che anche questo è un tema sul quale qualche riflessione può essere fatta. Ed infine, un altro aspetto di problematicità può essere, a mio avviso, letto nei rischi di potenziale frammentazione dell'offerta turistica, dell'offerta di ricettività che derivano dalla quota non trascurabile, ma in aumento, della presenza di strutture ricettive informali. E quindi questi sono aspetti che, secondo me, possono fornire anche valore aggiunto al comparto turistico della Sardegna, ma il tutto va inquadrato in una logica di sistema in cui sicuramente sono da rispettare, no? La compliance ai temi fiscali, ai temi di regolarità e quant'altro, ma secondo me c'è anche un tema di compliance a standard qualitativi medio-alti, perché anche dalla reputation di queste strutture passa poi la valorizzazione, la preservazione del valore, della capacità attrattiva del brand Sardegna. Io avrei concluso, ringrazio tutti per l'attenzione e ripasso la parola a Gianluca. Grazie Gennaro per la tanto quantità e qualità dei dati che hai condiviso con noi, soprattutto le riflessioni che ci lascerai in sospeso. Metto io un po' di carne al fuoco e chiedo a Giacomo Del Chiappa di scaldare i motori, perché sarà molto curioso. Allora, intanto grazie perché hai chiarito una volta per tutte il fatto che comunque il turismo conta e conta in modo importante sull'economia regionale, il 16% del PIL sostanzialmente. Sono uno che si è dilettato qualche lustro fa a quantificare il cosiddetto turismo invisibile, cioè il turismo che non viene censito, come evidenziato dalle statistiche, e probabilmente quella percentuale, se venisse quantificata, ovviamente non abbiamo un metodo univoco, comunque affidabile, forse saremmo ben oltre il 20%. Questa è, come dire, una mia stima. La seconda, quindi considerazione collegata alla precedente, un settore così importante oggi non ha a livello regionale, ahimè, da quando soprattutto il turismo per uno scellerato referendum è diventata materia regionale, tanto tolto il ministero a livello nazionale, ma poi è diventata con la riforma del titolo quinto del 2001, materia regionale, oggi non ha una strategia, ordinata e in qualche modo che sta dentro, per esempio, una DMO, cioè una Destination Management Organization, che hanno in realtà
molti territori anche in Italia che la stanno utilizzando come valore strategico. Altro aspetto, mi piace molto, e questo serve per dare l'assist anche a Giacomo Del Chiappa, dico anche un'altra cosa, hai evidenziato sulla parte del lavoro, elemento importante, nel 2021 le strutture ricettive, tutto il settore ricettivo non ha visto un centesimo come altri anni attraverso misura regionale, sul particolare proprio sulle misure del lavoro, destinazione Sardegna, che era quella misura che finanziava nei periodi di spalla le assunzioni, nel 2021 non è stata assolutamente varata dalla regione. Quindi, come dire, gli imprenditori hanno ovviamente fatto da soli, con grandi difficoltà nella ricerca di personale, perché il 2021 è stato veramente un anno di disdetta. Sapete bene che io sono anche segretario regionale di Federalberghi, e quindi sto dando anche qui degli assist al mio presidente Paolo Manca, ed è stata nel momento in cui, come dire, arrivava la voglia di riaprire primaverile, inizio estate, il problema vero è dove posso trovare personale di sala, dove posso trovare cuochi, dove posso insomma inserire nuovo personale. Non ce n'era, questo è quanto. Mi piace il parafrasare anche insomma, l'importanza del brand Sardegna, che chiamerei il brand dei desideri, e con questa, come dire, parlando Celentano, direi, passo la parola a Giacomo Del Chiappa, che forse avrà qualcosa da dire anche sul brand. A te, Giacomo. Innanzitutto, grazie per l'invito, sempre un piacere, come dire, condividere un po' di conoscenza e contribuire per quanto possibile al settore del turismo così importante e rilevante per l'economia della Sardegna. Io non farò niente di particolarmente eclatante se non condividere alcune suggestioni su quello che si potrebbe chiamare post, ammesso che si possa chiamare post, Covid tourism, cercando di delineare qualche prospettiva di sviluppo per il turismo sardo nei prossimi anni a venire. E diciamo che per iniziare mi verrebbe quasi da parafrasare il fatto che se c'è una cosa evidente che ha messo appunto Covid in maniera chiara sul tavolo, è che sicuramente il desiderio di viaggiare è cresciuto esponenzialmente come non mai prima, un fossato per il fatto che abbiamo vissuto tutti, me compresi anche voi, periodi di lockdown totale dove non c'era neanche concesso la possibilità di uscire a malapena dalle nostre case. Quindi quella che una volta si chiamava l'intenzione di viaggio si è ulteriormente affermata, trasformandosi in una sorta di desiderio quasi, come dire, impulsivo di viaggiare, una frenesia, un sogno ancor più di quanto non sia mai stato prima viaggiare. E in realtà questo, per andare subito un po' a calare, ringraziando chi mi ha preceduto per l'interessantissima relazione, un po' più ancora ricevendo anche gli stimoli e gli inviti all'interno dell'economia della turistica sarda, lo vediamo anche da alcune ricerche fatte sia nel corso del 2020 e sia nel corso del 2021, con una base dati abbastanza importante, quella del 2020 fatta in collaborazione, fatta grazie al supporto della Fondazione Sardegna, Federalberghi e l'Associazione Promuovere di Cagliari, conta quasi un campione di 6.000 rispondenti. Quella del 2021 fatta con il supporto di Manager Italia all'attivo sostanzialmente circa 4.000 rispondenti di tutte le regioni italiane, e ci fotografa a ulteriore conferma di quanto detto anche in precedenza sia da Gianluca che da Dottor Sansone, il fatto che la Sardegna ha certamente una PIR. Ce l'aveva anche quando nel 2020 il primo studio fatto nel periodo ancora fondamentalmente prossimo alla chiusura iniziale di lockdown e alla riapertura comunque ancora incerta, segnava comunque un interesse in un momento di completa incertezza sulla riapertura decisamente alto, destinato poi a crescere nel corso della stagione 2021 con una rilevazione fatta nei periodi di febbraio-marzo decisamente interessante. Un dato che sicuramente trova anche conforto in un dato altrettanto credo interessante e piacevole, che poi il collega amico Garau a nome di Geasar potrà credo in qualche modo confermare con dei dati specifici sugli arrivi e le partenze sull'aeroporto. Era già comunque alta la disponibilità a viaggiare in aereo nel 2020, cresciuta ulteriormente
apparentemente nella stagione 2021. Sto parlando comunque in entrambi i casi di prospettive di intenzione di viaggio pre-apertura stagione turistica estiva rispetto alla stagione turistica estiva che poi effettivamente c'è stata. Quindi, come dire, sicuramente c'è stato un forte desiderio, un forte appeal nei confronti della regione Sardegna, e che a sua volta, scalando all'inverso e quindi riallegandomi invece a una dimensione un po' più nazionale e addirittura internazionale, sembra essere confermata anche nei dati comunicati dalla World Travel and Tourism Council, che vedono sia per il 2021 e con una base prospettica nel 2022 un rise up, una crescita dell'interesse della domanda turistica decisamente interessante e rilevante. Poi se mi viene chiesto in qualche modo di contribuire a una previsione sul 2022, purtroppo, come dire, sì, è vero, mi facciano numeri e cerco di fare qualche analisi. Fare previsioni, soprattutto in un contesto estremamente turbolente e dinamico come quello che stiamo ancora vivendo, è certamente un'operazione difficile, non fosse altro perché comunque ancora oggi risulta evidente a ognuno di noi che viviamo in un contesto che è lontano purtroppo da potersi definire post-pandemico e che di volta in volta con nuove sorprese si presentano delle varianti con dei nomi diversi che certamente in maniera varia, scusatemi il gioco di parole, seminano un po' di preoccupazione e di resistenza psicologica in un mondo che è quello dei viaggi, che a questi fattori è certamente sensibile. E assistiamo a questo fenomeno un po' continuo di sviluppo a singhiozzi o di stop and go, come qualcuno lo chiama, che certo non aiuta la programmazione turistica né a livello territoriale, regionale, nazionale, europeo, quello che sia, né tantomeno a livello micro e quindi delle singole imprese. E certo è che, come ci raccontano tanti istituti e centri di ricerca, io condivido oggi alcuni tra tantissimi dati che potremmo dividere mettendomi a disposizione per eventuali approfondimenti per chi avesse piacere di continuare a rimanere in contatto dopo questo momento di confronto interessante. Qui vediamo i risultati della più recente del più recente aggiornamento su il sentiment di viaggio che viene realizzato da Destination Analysts, che è uno dei principali centri che a livello internazionale si preoccupa di fare questi report continui nel tempo per capire appunto l'intenzione di viaggio, e fa vedere in questo caso come proprio in questi giorni, dopo la nascita di questa nuova variante del Covid, certamente si è iniziato a registrare un rallentamento anche solo nell'intenzione e nel desiderio di viaggiare. Qui vediamo una diminuzione di circa 5-6 punti percentuali registrata immediatamente dopo l'annuncio dell'arrivo della nuova variante, con contemporaneamente già un movimento abbastanza importante di persone che cancellano un viaggio che in realtà era già previsto o nella migliore delle ipotesi lo pospongono, generando comunque degli effetti non propriamente positivi su chi poi nel quotidiano si trova a dover fare o a dover provare di fare operatività in termini di attività turistica. Certo è che questa situazione di stop and go, di arrivo e ripartenza quando spariscono di queste varianti, crea un sistema in cui c'è ancora un po' di percezione ovviamente di rischio, e quindi diventa estremamente importante che i territori turistici abbiano la possibilità di mettere a disposizione per i viaggiatori dei centri informativi che in qualche modo rassicurino i flussi turistici sulle condizioni d'accesso ai territori. Certo è che nonostante tutto, nonostante lo stop and go che nel passato e tuttora questo arrivo di varianti sta creando, non c'è dubbio che, qui faccio riferimento ad altre fonti, assolutamente questa penso sia una delle più recenti, uscita il comunicato stampa giusto 3 o 4 giorni fa, ci fa vedere come questa ricerca fatta su 18 mercati a livello internazionale evidenzi come sia estremamente alta la percentuale di campioni tra gli intervistati che comunque tutto sommato sta cercando di pianificare o inizia a farlo delle partenze e dei viaggi almeno di natura leisure. E una percentuale che poi per il mercato europeo, che tra l'altro ovviamente c'è bisogno, lo sottolineo io, ma comunque se serve facciamolo, che è il principale bacino geografico da cui hanno origine i flussi turistici incoming per la nostra regione, appunto Sardegna, una percentuale che sale nel caso del mercato europeo al 90%. Certamente, come credo e poi anche il collega Garau possa sottolineare dopo, i viaggi d'affari in realtà riprendono con una velocità decisamente più bassa. Questo però in qualche modo non è un dato particolarmente negativo per la Sardegna, che tipicamente noi sappiamo storicamente
fa principalmente leva su, su vive, diciamo, su una forma di turismo di tipo leisure, che è quella che, come vedremo dopo, risponde più velocemente alla ripresa e alla ripartenza post, tra parentesi, pandemia. In questo scenario, certamente, quello che può contribuire a rendere le prospettive per il turismo sartor abbastanza interessanti e rose è che certamente appeal il mare e soprattutto vacanze a contatto con la natura in senso intesa in senso ampio, quindi anche riconducibile alle zone più o meno interne che anche il dottor Sanzone, che mi ha preceduto, in qualche modo richiamava. Certo è che nonostante tutto, ancora oggi le persone che stanno pianificando, stanno iniziando a farlo quei viaggi, e vedono comunque nell'organizzazione del viaggio qualcosa che ancora non è estremamente, come dire, non è estremamente semplice, soprattutto quando si fa riferimento a flussi turistici tra paesi, quindi internazionali, se mai ancora non bastassero le difficoltà che ci possono essere a volte anche all'interno dei singoli paesi. E questo vi è rilevato anche da un altro recentissimo report rilasciato dalla IATA, che fa vedere come effettivamente tra le principali cause che in qualche modo rallentano, sembrano rallentare creando inerzia o frizione alla ripresa dei viaggi, ci sia proprio questa difficoltà con cui ancora oggi molti spesso riescono a visualizzare proprio mentalmente tutte le, diciamo, le cose, le procedure e le diverse in qualche modo attività e fasi che devono essere sperimentate e vissute per poter viaggiare da un luogo in cui normalmente l'individuo vive a quello che l'individuo sceglie come residenza temporanea per i propri viaggi. E in questo caso ovviamente sarebbe auspicabile che a livello delle destinazioni, per richiamarmi a un assist, a un gancio che mi lanciava Deriu, che a livello di destinazione ci fosse una sorta di attività di destination management, meglio se implementata da un organismo appositamente dedicata, in assenza che comunque, come dire, che venga portata avanti da chi che lo può fare, di creare delle piattaforme che non solo si limitano a dare informazioni che riguardano l'accesso alla destinazione in cui il turista arriva. Ho condiviso uno tra, anche qui, tra tanti esempi potevo condividere, la Svizzera ha creato una piattaforma che sostanzialmente personalizza tutto il flusso di informazioni che il turista necessita per poter pianificare un viaggio dal suo luogo di residenza a un certo paese in maniera tailorizzata, nel senso che accedendo alla piattaforma fa una serie di domande, qui vedete due screenshot che poi ho messo nella slide, qual è il paese dal quale si entra in Svizzera o verso il quale si può viaggiare, quali altri paesi si sono visitati nei 10 giorni precedenti a quello della potenziale data d'arrivo in un certo paese, in maniera tale che chi eventualmente arriva in Sardegna e, come dire, ogni tanto anche durante l'estate capita anche a me per vari motivi di vedere turisti che provenendo da un certo paese hanno ben chiaro quello che devono fare dal loro paese per uscire dal loro paese, ma magari non hanno ben chiaro quello che poi chiede un altro paese per entrare in un altro paese. Aspetto questo che richiama, come ben evidenziato a livello della programmazione turistica portata avanti in Commissione della Comunità Europea, la necessità di armonizzare le regole che consentono in qualche modo di abbattere le barriere al movimento tra i diversi paesi in questa situazione appunto di Covid. Ora, se in questo volessi provare più che a fare previsioni, a condividere delle suggestioni su quelli che sembrano i nuovi modi di viaggiare e quali possono essere alcuni tra i nuovi trend che in qualche modo possono caratterizzare i mercati turistici da qui ai prossimi anni e probabilmente diventare anche tutto sommato strutturali almeno nel breve medio periodo. Si parla molto spesso di una normalità che non sarà mai la normalità di prima, sarà una nuova normalità anche in funzione del fatto che, come avrò modo di dire tra qualche secondo, qualcosa a cui ci siamo abituati a causa della pandemia, forse c'è, scusatemi, non vorrei sembrare un po' forte nell'affermazione, ma cercherò di spiegarmi meglio prima, tutto sommato in qualche modo abbiamo anche scoperto che non è una cosa spiacevole di per sé. Per esempio il fatto di aver cercato esperienze di viaggio che ci portino più a contatto con la natura, oppure esperienze di outdoor tourism, a valorizzare una forma di turismo alternativo che tra l'altro nel caso della Sardegna potrebbe contribuire, non vorrei dire a destagionalizzare perché un termine non mi piace, quantomeno a ampliare il novero del portafoglio dei tematismi turistici con cui anche in stagione piena la Sardegna soffre sui mercati turistici domestici e internazionali. E allora, giusto per condividere alcuni trend che in realtà sono già evidenti perché si sono manifestati prima nel 2020, poi confermati nel 2021, ma le stime le danno anche
nei prossimi anni. Certamente viviamo in un'era dove la stragrande maggioranza degli operatori, anche dei territori, qualunque sia il paese di riferimento una volta preso, conteranno principalmente su un turismo domestico di prossimità. Lo vedete da una chart che ho ripreso dallo studio che ho fatto in Italia nel 2020, poi pubblicato nell'edizione di Rapporto del Turismo Italiano, l'ultima, e lo vediamo anche da alcune stime che Trip.com, che è comunque uno dei player internazionali abbastanza rilevanti nella movimentazione del turismo, registra facendo un delta, una variazione tra il 2019 e il 2021, registrando una crescita del mercato domestico di circa il 200%, che poi sfocia in un fenomeno che molti di noi, sicuramente anche nella stampa non specializzata, anche tra i non addetti ai lavori, si sente citare sempre più spesso, che è il fenomeno dello staycation, cioè il fatto di voler uscire dalle pareti degli uffici e delle abitazioni dove spesso siamo stati costretti a vivere per poter andare, tutto sommato, neanche quella prossimità che ci immaginiamo spesso quando si immagina di andare in una regione confinante, ma probabilmente in un comune limitrofo, una provincia limitrofa, o a volte addirittura un fine settimana nello stesso territorio in cui si vive, pur di staccare psicologicamente la routine che abbiamo vissuto in questi due anni, proprio perché il turismo, si sa, ha una componente psicologica di stacco che molto si lega anche come dire, alla visualizzazione fisica dello spazio. Certamente un altro trend è che aumenta il periodo della permanenza per vari motivi. Giusto per fare un esempio, siccome diventa difficile viaggiare, se proprio decido di viaggiare, allora ammortizzo lo stress che mi procura e dove viaggiare, se posso, cercando di permanere qualche giorno in più. E secondo queste stime, che poi vi lascio anche nel senso leggere da soli, senza doverle sempre sottolineare per non appesantire con i numeri, il 26% di campione rilevato sempre da questo operatore Trip.com ha fatto soggiorni nel 2021 di una durata superiore ai 10 giorni. Il che si accompagna molto spesso a un anticipo di prenotazione rispetto alla data d'arrivo a destinazione sempre più breve. Questo perché? Perché si rialimenta la turbolenza dei mercati turistici. Tanto più sono turbolenti, tanto più il consumatore turista si mette alla finestra, osserva per capire quando, come e perché potrà viaggiare, e quindi in quell'occasione come dire, prenota. Quindi la prenotazione sottodata è in aumento, e che ha delle ripercussioni non banali sulla programmazione degli operatori, perché insomma non aiuta certo la prenotazione troppo sottodata. Su questo fenomeno, ovviamente, come risposta, molti operatori si sono mossi, e non solo gli operatori, cercando di spingere sul mercato delle nuove politiche tariffarie che avessero o la cancellazione gratuita o un'apertura assicurativa inclusa nella tariffa, che consentisse ai viaggiatori di essere rimborsato non dall'albergo ma dalla compagnia assicurativa in caso di impossibilità di viaggio, oppure la riprenotazione grazie ai voucher. E vediamo da questa chart quanto questa preferenza per queste tariffe sia alta. Scusate, non so se voi lo visualizzate, io nel mio schermo lo vedo leggermente tagliato. Le tre colonne dell'89%, dell'84% e del 27% sono rispettivamente la Spagna, l'Inghilterra e la Francia, giusto a beneficio se anche nei vostri schermi risultasse leggermente tagliato. Un altro trend sicuramente che ci troveremo a affrontare, non solo noi in Sardegna, non solo in Italia, ma a livello internazionale, è una forte ripresa per il turismo all'aria aperta, perché aumenta la percezione di sicurezza, la facilità di distanziamento sociale e quindi anche la voglia di viaggiare verso destinazioni tutto sommato secondarie, non necessariamente troppo note e quindi conseguentemente non troppo affollate. E qui mi ricollego anche alla possibilità di valorizzare le aree interne della Sardegna e le aree rurali, non solo come destinazione permanente della vacanza, ma anche come forma di escursionismo, laddove eventualmente il turista comunque tende a preferire una localizzazione della struttura ricettiva su una zona più tradizionale di tipo costiero. E questo lo vediamo sia a livello europeo, e giusto per ampliare un po' la suggestione, anche nel mercato americano, per quanto il mercato intercontinentale pesi decisamente molto meno rispetto a quello europeo, nel caso almeno specifico dell'economia turistica sarda.
Un altro trend sicuramente che ci interessa molto, non solo perché se ne parla in PNRR, ma perché siamo in Sardegna, è che pare aumentata in maniera importante l'attenzione per forme di turismo, diciamo così, riconducibili al concetto di turismo responsabile o più in generale di turismo sostenibile. Lo vedete da diverse fonti di dati, da alcuni dati recenti rilasciati da Booking, che attestano che questo interesse sia cresciuto dell'83% nella base dei dati da loro rilevati, da uno studio fatto, quello più recente, nel 2021 sul mercato italiano, dove vediamo che comunque l'interesse verso la sostenibilità economica, socioculturale e ambientale della destinazione e degli operatori turistici ci lavorano è un elemento di estremo interesse e rilievo. Un altro trend interessante è che forse per l'eccesso di stress che la pandemia ha portato negli individui come tali, ancora prima come consumatori di qualunque tipo di bene e di servizio, lo vediamo anche con l'esplosione del numero di persone che, ahimè per loro, comunque per fortuna, perché hanno trovato in quello conforto, si sono rivolte a studi di insomma, psicologi, psicoterapeuti, per affrontare tutte le difficoltà che a livello psicologico nella vita quotidiana la pandemia ha creato. Non sto qui a fare esempi perché non è certo il contesto più giusto, ma giusto per far capire come naturale relazione cresca anche il desiderio di viaggiare per ricostruire un equilibrio psicofisico che a causa della pandemia molti di noi probabilmente hanno un po' perso per motivi più vari. E ancora, certamente, sapere che cosa si fa a livello di destinazione, a livello degli operatori che in qualche modo verranno utilizzati per viaggiare durante la vacanza è un elemento che continua a essere importante. Lo vediamo con una chart di dati pubblicati nel 2020 da Amadeus, che ci fa vedere quanto sia importante questo aspetto in base al tipo d'azienda, voli, hotel, treno, autonoleggio. Ancora la ripresa sicuramente si sta registrando, come qualcuno di noi ha già evidenziato, e certamente nel contribuire alla ripresa non tutti i segmenti turistici hanno contribuito alla stessa maniera. Da questo punto di vista sicuramente i segmenti che ricrescono, o meglio riprendono prima nel periodo post-pandemico o pandemico, che lo si voglia ancora definire, sono coloro che appartengono alle famose generazioni X, Y e Z, che vengono identificate in base all'anno di nascita e quindi come appartenente a una certa fascia di età, e come forse qualcuno mi aveva preceduto e come anch'io in precedenza anticipavo anche in linea con altri studi, certamente il turismo leisure riprende molto prima di quello d'affari, che per noi Sardegna è, di nuovo lo ripeto, un dato tutto sommato confortante, perché siamo un modello turistico che principalmente fa perno intorno a questo segmento. Allo stesso tempo sono nati nuovi segmenti di turismo su cui tante destinazioni stanno consapevolmente costruendo un'offerta turistica ad hoc, anche destinazioni tutto sommato storicamente secondarie. Ora mi vengo a pensare a dei progetti anche nel sud Italia, in destinazioni in città che di turistico storicamente hanno ben poco, che hanno intercettato velocemente questo movimento di nomadismo digitale, cioè fondamentalmente questo esercito di persone che, o perché sono freelance o perché vivono all'estero e nelle loro aziende da anni si promuove forme di smart working o remote employment, oppure che durante la pandemia si sono trovati costretti a lavorare in remoto, la possibilità di viaggiare, se tanto devo stare collegato a un computer, per coniugare in un posto diverso da quello in cui vivo e quindi più piacevole un momento di vacanza a momenti di lavoro intermittenti nell'ambito della giornata. Mi piace sottolineare il fatto che ci sono addirittura delle piattaforme specifiche dove centinaia di migliaia di persone a livello internazionale si incontrano per poter decidere dove fare questi viaggi e dove vengano lasciate, anche senza che le città e le località che vengano recensite lo sappiano, delle recensioni su quanto quelle città siano ospitali per accogliere questa forma di nomadismo digitale. In tutto ciò, e qui un altro dato positivo che riprendo anche a prestito dall'intervento in mano preceduto, diciamo che contribuisce alla ripresa anche il segmento, chiamiamolo così, luxury, il che si rilega anche a un aspetto
riconducibile al fatto che almeno una parte di consumatori italiani e internazionali e soprattutto quelli che hanno un determinato tipo di lavori, dovendo necessariamente lavorare in smart working, hanno accumulato dei risparmi che in una situazione di lavoro normale non avrebbero accumulato, perché sarebbero state spese, che ne so, di viaggio, di missioni, piuttosto che il dining out che normalmente le persone hanno, o il lunch out che le persone hanno quando andando a lavorare non tornano a casa a pranzo e quindi pagano dei bar, che da una parte c'è un effetto negativo nell'immediato sull'esercizio del commercio e del dettaglio, ma dall'altro, come dire, crea un salvadanaio e si gonfia, che nel momento in cui c'è la possibilità di liberare il desiderio di viaggiare, genera anche un acquisto impulsivo, sovra budget rispetto a quello che storicamente le persone sono abituate a fare, dando un certo sprint sul segmento di turismo luxury, che peraltro certamente interessa anche la regione Sardegna, almeno in certe proiezioni geografiche della regione, con un'offerta tra l'altro di recettività che, come già chi mi ha preceduto ha sottolineato, è in linea con questa aspettativa. Un altro trend, e mi sto avvicinando assolutamente alla fine, è che se da una parte cresce l'attenzione per la sostenibilità, da un'altra ci siamo trovati costretti a familiarizzare, magari anche il nostro malgrado, penso anche alle persone anziane che sono state comunque costrette, a volte anche divertendosi tutto sommato alla fine, a familiarizzare con varie forme di tecnologia. Dall'esplosione delle esperienze online erogate prima da Airbnb, che è sempre un fast mover di settore, poi riprese anche dalle antenne, hanno iniziato a fare food and wine testing a distanza su Zoom, piuttosto che su varie piattaforme, a esperienze di virtual cycling, che non solo rappresentano un modo per comunque consentire alle persone di fare attività, ma rappresentano gli straordinari strumenti di promozione turistico-territoriale. Io ho appena concluso una ricerca in collaborazione con Pedalitaly, una startup finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che fa vedere chiaramente quanto molto spesso offrendo gli itinerari virtuali una destinazione, che potrebbe essere la Sardegna piuttosto la Toscana, persone che pedalano in una regione diversa italiana o addirittura in un paese diverso della Unione Europea o addirittura in un paese extraeuropeo, come dire, in realtà immersiva e virtuale le persone vivono un territorio e nasce il desiderio di andare a visitarlo in presenza, un po' come succede anche utilizzando le piattaforme con modalità di fruizione in realtà virtuale, immersiva o non immersiva, che poi fanno vedere una sorta di pre-trailer che ci spinge poi a andare a visitare in presenza fisica quello che abbiamo vissuto in maniera più o meno immersiva attraverso l'uso di queste tecnologie. E certamente su questo non ricordo esattamente, perché ho avuto un momento di disconnessione della connessione internet, e se il dottor Sansone l'ha sottolineato, ma avendo letto i rapporti e gli aggiornamenti della Banca d'Italia, so che già all'interno del rapporto si sottolinea come il mercato italiano e anche quello della regione Sardegna sia un po' nelle retrovie all'interno della comunità europea nella capacità di presidiare la digitalizzazione. Non è un caso che a livello nazionale almeno ci si provi, poi anch'io condivido un po' di perplessità su come saranno utilizzati con efficacia i piani del PNRR, speriamo bene, e quindi certamente questo fa intendere la necessità di accelerare il processo in cui le aziende abbracciano l'utilizzo di queste tecnologie, anche perché rappresentano degli straordinari strumenti di complemento dell'esperienza on-site e di promozione turistica, che sicuramente diventa più efficace rispetto a qualunque altra forma di pubblicità tradizionale, piatta su manifesti o video, per quanto veicolata su canali digitali. Certamente il turismo organizzato soffre ancora. Ieri era al telefono uno dei rappresentanti del mondo del tour operator più grande a livello internazionale, che peraltro fa anche molti incoming in Sardegna, mi confermava, ma peraltro l'avrete anche visto probabilmente nei comunicati del Ministero e degli operatori del settore di turismo organizzato, che è un settore che, per quanto inizia a riprendere, l'ha già dato segnali di ripresa nel settembre-ottobre del 2021, comunque fa fatica a riprendere la velocità con cui spereremo. Io con questo ho concluso, senza nessuna presunzione, se non quella di condividere alcuni dati, alcune suggestioni che secondo me aiutano a buttare là un po' di luci e a evidenziare un po' di ombre, e quindi a suggerire un po' di azioni per reagire eventualmente alle zone d'ombre e fare un po' di luce per aumentare, come dire, la zona di mercato illuminata e quindi dare ancora più ossigeno a un turismo che sicuramente riprende, per quanto a stop and go, e speriamo riprenda ancora di più di quanto i primi trend post-pandemici hanno messo in evidenza. Vi ringrazio per l'attenzione e rimango piacevolmente collegato all'evento. Grazie mille. Grazie Giacomo Del Chiappa, hai aggiunto ulteriore
carne al fuoco, soprattutto sull'analisi, come dire, di quello che è stato il prima e il dopo in termini di mercati, e soprattutto hai fatto gli importanti spunti su che cosa stiamo perdendo in realtà di opportunità e come il Covid comunque ancora sia un'opportunità dal punto di vista proprio dei mercati. Sogno anch'io di fare il nomade per lavoro, ma non mi è concesso. Passiamo all'altro tema estremamente delicato, è stato messo in evidenza da Gennaro Sansone, l'aspetto infrastrutture. Non a caso nel nostro viaggio di questo pomeriggio abbiamo costruito proprio il ruolo, l'importanza che i trasporti hanno in questa regione, non solo come deficit appunto esterno, è stato sottolineato, ma anche come un deficit interno nei trasporti interni. Stiamo parlando, citiamo spesso il PNRR, quasi gli volessimo dare una definizione salvifica in futuro. Io non sono ovviamente né ottimista né pessimista, perché stiamo a vedere cosa faremo, su quali programmi, come ci concentreremo e come useremo. Di sicuro, se noi lavorassimo su infrastrutture rendendole più adatte ai tempi, è assai probabile che acquisiremo competitività nei mercati. Io sono appassionato da ragazzino di storia, appena così consentite questa digressione quasi colta, appena partita la pandemia, la mia curiosità è stata capire cosa succede all'economia dopo le guerre e le pesti. C'è quella del 1347, quella che descrive Boccaccio, che è una peste importante nel Decamerone, e a un certo punto accadono delle cose dopo quella peste, che una delle cose più importanti è che ci sono degli investimenti in infrastrutture, cresce la domanda di beni alimentari, in quel momento partono investimenti in canali, in Emilia Romagna cambia volto, e lo vedo come dire, un elemento abbastanza prevedibile, direi, però molto significativo. C'è stata una pressione sui prezzi, c'è stata ovviamente una deficit di manodopera, però ha portato dei tassi di sviluppo importanti per circa 200 anni. Pensate, cioè da finita la peste sino al 1500 noi siamo andati avanti, stiamo parlando dell'economia dell'Italia, sostanzialmente dopo la peste del 1300, si è andati avanti con tassi di crescita, ovviamente con gli strumenti che gli storici avevano a disposizione, estremamente importanti. Voglio pensare a questo. Mario Garau, quanti turisti ci porti il prossimo anno? Domanda secca. dopo una coltissima, insomma, digressione storica, soprattutto dopo le interessantissime relazioni da parte del dottor Sansone, dell'amico Giacomo e prima di Paolo Manca. Quindi, insomma. Però ecco, innanzitutto grazie per l'invito, grazie anche da parte dell'azienda che rappresento, quindi insomma, della GEASAR e del nostro amministratore delegato. È un momento molto importante questo, perché siamo in una fase in cui con le compagnie aeree proviamo a delineare gli scenari per il 2022. L'aspetto secondo me molto interessante che caratterizza, diciamo, il post, o meglio quello che è accaduto dopo l'inizio, dopo lo scoppio della pandemia, è che comunque i tempi nel nostro settore, quello dell'aviazione, si sono sono cambiati radicalmente, i tempi di pianificazione. Pensate che solitamente nel mese di dicembre con le compagnie aeree noi ragionavamo e andavamo a chiudere e ad affinare la prossima winter, e parlavamo già della summer futura. Questa mattina ho avuto una call con uno dei nostri vettori principali, che è EasyJet, e stavamo ancora lavorando in maniera, siamo ancora abbastanza in alto mare sulla pianificazione della prossima summer. Questo perché chiaramente stiamo vivendo un tempo di incertezza. E un altro dato che vorrei condividere con voi, che porto da un interessantissimo webinar che si è svolto questa mattina insieme a Expedia e altri aeroporti, dove abbiamo discusso sul ruolo degli aeroporti proprio nella promozione di una destinazione. Ecco, Expedia ha dato
un interessantissimo spunto, che è quello relativo alla prenotazione. Lo confermerà probabilmente anche Paolo Manca dopo, ma ormai la tendenza è quella di prenotare veramente a ridosso della vacanza. E pensate che le compagnie aeree, che hanno degli algoritmi molto complessi per la definizione delle tariffe, ormai non riescono più a interpretarli, e questo sta determinando diciamo un andamento anche schizofrenico poi dell'offerta da parte dei vettori, ma lo vedremo. Sono collegati gli operatori turistici che da 2 anni ci chiamano, noi come aeroporto, per lamentare il fatto che le compagnie aeree pianificano e cancellano all'ultimo momento, ma questo purtroppo è il momento che stiamo vivendo. La mia relazione, il mio intervento inquadrerà prevalentemente quella che è stata l'ultima stagione, quella del 2021, una stagione che possiamo dire tutto sommato che ha dato dei primi segnali di ripresa, la definirei anche positiva, e successivamente vorrei fare un'analisi più complessiva del mondo del trasporto aereo a livello globale, per poi andare nello specifico e provare a dare qualche numero, perché questo mi è stato chiesto da Gianluca, ci proverò, qualche numero riferito al 2022. In primo luogo, credo sia indispensabile farvi vedere qual è stato il trend di crescita e l'evoluzione dei passeggeri dell'aeroporto di Olbia, che credo siano un ottimo proxy anche per inquadrare sia la destinazione turistica, ma poi anche tutto il trasporto regionale. Vedete che dal 2015 al 2019 siamo cresciuti del 7,5%, un tasso medio anno del 7,5%, un tasso superiore rispetto alla media degli aeroporti italiani, ma con una peculiarità, e lo potete vedere dalla ripartizione tra domestico e internazionale, ovvero la componente internazionale è cresciuta sempre di più, addirittura è arrivata a pesare quasi il 52%, 53% nel 2019, a fronte del 43,7% nel 2015. Quindi parliamo di circa un incremento di 1000 punti base in soli 5 anni, con dei tassi di crescita quindi importantissimi, che probabilmente sono anche frutto di una strategia che abbiamo perseguito insieme agli operatori turistici e anche come aeroporto, di puntare sul segmento internazionale, proprio perché è quello che forse ci può aiutare di più a intervenire e attaccare quella che è una delle nostre criticità, che è la stagionalità. Sappiamo che il turista italiano, il turista che proviene dal continente, fa le vacanze e programma le vacanze nei canonici mesi di luglio-agosto, e quindi negli anni siamo riusciti piano piano a aumentare la quota dei passeggeri internazionali e conseguentemente anche ridurre la stagionalità. Un altro aspetto che è stato toccato dal dottor Sansone, l'importanza del traffico aereo, che questo credo ormai sia assodato, il mezzo aereo sia quello forse prediletto da parte del turista che viene nel Nord Sardegna. Lo possiamo vedere confrontando il dato degli arrivi presso il porto di Olbia, presso l'aeroporto di Olbia dal 2010 al 2019. Se andiamo a raffrontare questi numeri anche con quelli relativi agli arrivi turistici, vediamo che c'è stato un calo del 37% addirittura dal 2010 al 2014 degli arrivi via nave, e una costante crescita invece degli arrivi via aereo. Questo ci ha portato a interpretare anche forse un fenomeno, una tipologia di comportamento da parte del turista, che probabilmente è anche attratto da prodotti turistici che accoppiano l'aereo all'automobile a noleggio, ha fatto sì che l'aereo sia diventato il mezzo di trasporto prediletto dal turista che sceglie il Nord Sardegna per le proprie vacanze. Infatti lo potete vedere anche da una correlazione fortissima tra arrivi turistici e arrivi passeggeri. Il 2021, come accennavo prima, è stato un anno assolutamente interessante, devo dire sui generis, anche perché in alcuni casi siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi in termini di sviluppo network che non eravamo riusciti a raggiungere in anni. In primo luogo l'apertura di una base
estiva da parte di un vettore aereo. Quest'estate il vettore Volotea, che adesso tra l'altro si è aggiudicata il bando straordinario per la continuità territoriale, ha inaugurato una base estiva proprio sul nostro aeroporto e questo ha portato numerosi benefici, sia in termini operativi, non sto a entrare nel tecnicismo, ma devo dire che questo ha aumentato di molto anche la capacità del nostro aeroporto, proprio perché gli aerei che partono la mattina vanno in controflusso rispetto a tutti gli altri aeromobili e quindi ci hanno permesso di poter incrementare giorno per giorno anche la capacità. Abbiamo avuto dei picchi importantissimi, soprattutto nel mese di agosto. Pensate che ad agosto del 2021 abbiamo registrato il record assoluto di passeggeri, record storico dell'aeroporto di Olbia, oltre 30.000 in una singola giornata. Come potete vedere da questa slide, 25 nuovi prodotti, 4 aeroporti che non erano mai stati serviti prima, nuovi vettori che hanno scelto la Sardegna e in particolare Olbia per posizionare i propri aerei e per in qualche modo andare a vendere i propri prodotti ai passeggeri. Quello che vedete qua, la possiamo leggere in diversi modi, è la mensilizzazione dei nostri passeggeri. Nel 2021, questo è un forecast, nel senso che a dicembre lo stiamo stimando, ma andremo a chiudere più o meno intorno a 2 milioni di passeggeri. Nel 2019 i passeggeri che hanno volato sull'aeroporto di Olbia sono stati circa 3 milioni, ma l'altro dato è quello, qua è abbastanza evidente, è la forma di questa curva che certifica in maniera plastica la stagionalità del nostro aeroporto. Prima vi ho dato un numero, 30.000 passeggeri in una singola giornata ad agosto, guardate il dato di febbraio del 2019, complessivamente in un mese avevamo registrato 50.000 passeggeri, quindi questo dà un'indicazione fortissima del problema della stagionalità che caratterizza tutta la destinazione, non solo il nostro aeroporto. Un'altra slide che ci aiuta anche a inquadrare questo anno particolare, quello del 2021, ho accennato all'inizio della composizione del nostro traffico e la ripartizione tra domestico e internazionale. Nel 2019 avevamo detto il 53%, lo vedete qua a sinistra nei due cerchi, il 53% circa dei nostri passeggeri erano internazionali, nel 2021 in realtà sono diventati il 31%. Questo è chiaro perché Giacomo ha accennato alla tematica del turismo di prossimità, è ovvio, è pleonastico in qualche modo fare menzione delle problematiche legate anche agli spostamenti, a delle limitazioni che in qualche modo hanno costretto poi il turismo a muoversi nell'ambito dei confini domestici e anche le compagnie aeree di in qualche modo allocare la propria capacità all'interno dei confini nazionali. Infatti, nella slide centrale, nel grafico centrale, vedete che in alcuni mesi, anzi nella maggior parte dei mesi della summer, quindi da maggio ad ottobre, il traffico domestico ha addirittura overperformato, quindi è andato meglio rispetto a quello che avevamo registrato nel 2019. Mentre siamo ancora indietro, in particolare da alcuni mercati principali come ad esempio UK, quindi Regno Unito e Germania, siamo ancora indietro per quanto riguarda il segmento internazionale. Un breve accenno alla ripartizione del traffico di vettori, ma questo è solo a titolo informativo, insomma, per coloro che stanno guardando il webinar. Il principale vettore è EasyJet, che tutti conoscono, è stato EasyJet, seguito da Alitalia e Volotea. Chiaramente Alitalia era il vettore di riferimento, è stato per la continuità territoriale fino alla recente aggiudicazione di Volotea. Abbiamo avuto un nuovo ingresso che è quello di un vettore che credo tutti conosciate, che è Wizz Air, un vettore ungherese che è entrato con forza nel nostro mercato, opera con 19 aerei, addirittura salirà quest'anno a 23 macchine nelle 7 basi italiane, e credo che sentiremo parlare di questa compagnia aerea che
quando si parla di industria del trasporto aereo viene in mente il low cost, la principessa low cost è la compagnia aerea Ryanair, ma Wizz Air sono addirittura più bravi e sono riusciti a in qualche modo estremizzare il modello di business low cost, ultra low cost, e sono ad oggi il vettore che ha il costo unitario più basso e quindi può anche di contro offrire delle tariffe veramente bassissime, proprio perché il loro modello di business, tra l'altro, è incentrato sulla massimizzazione dei ricavi ancillari, quindi i ricavi extra biglietto. Pensate che Wizz Air è stato il primo vettore nel 2020, primo vettore al mondo a guadagnare di più dai servizi extra rispetto ai servizi del biglietto. E posso assicurarvi che i loro dati economico-finanziari sono assolutamente positivi, quindi, come ho detto, è un mercato in costante evoluzione e vedremo che cosa ci riserverà nei prossimi anni, e Wizz Air ha deciso anche di puntare su Olbia. Dato molto interessante, Giacomo ha fatto menzione del segmento luxury. L'aeroporto di Olbia si caratterizza per diciamo una vocazione fortemente internazionale, stagionalità, ma quando si parla di aeroporto Olbia Costa Smeralda si parla anche di aviazione generale. Cosa intendiamo per aviazione generale? È una categoria residuale, quindi quella categoria di aeromobili che non fa riferimento allo schedulato tipico, quindi alle compagnie tradizionali che conosciamo, ma a tutti i voli business, executive e voli privati. L'aeroporto di Olbia, pensate, in estate è uno degli scali principali in Europa, con oltre 11.000 movimenti registrati. Sono concentrati chiaramente tra giugno e ottobre, ma questa è un fenomeno assolutamente da analizzare, perché nel 2021 addirittura c'è stata una crescita rispetto al 2019. E questa crescita, tra l'altro, è stata determinata anche da un incremento dei passeggeri nei mesi di spalla. Questo perché moltissimi proprietari di ville che hanno le proprietà in Costa Smeralda hanno deciso in qualche modo di passare l'inverno e il periodo di lockdown e lavorare dalla Sardegna. E quest'anno abbiamo registrato un fortissimo incremento, come potete vedere, più 20% addirittura rispetto al 2019. Solitamente l'aviazione generale è un fenomeno anticipatorio rispetto all'aviazione commerciale, quindi incrociamo le dita e speriamo che ci possa essere una ripresa poi sul commerciale che segua anche questo andamento. Allarghiamo la nostra lente perché, ecco, facevo menzione prima al tasso di cancellazione da parte delle compagnie aeree. Questa è una slide abbastanza densa, ma vi chiedo di concentrarvi solamente sulla tabella in basso a sinistra. A livello complessivo, questo è un dato di OAG, a livello complessivo Europa, le compagnie aeree hanno avuto la tendenza quest'estate a cancellare, cioè schedule volatility rate, quindi il tasso di cancellazione, che soprattutto per le low cost è stato molto elevato. Purtroppo questa slide rappresenta solo 5 compagnie aeree, ma il fenomeno è stato diciamo importante e impattante anche per i nostri operatori turistici, e abbiamo anche provato a spiegarlo prima. Deriva probabilmente dalla tendenza da parte dei turisti e dei passeggeri a prenotare quasi all'ultimo momento, quindi andando a determinare una forte incertezza da parte dei vettori che sono costretti a cancellare poiché a una determinata data, non avendo dei coefficienti di riempimento che insomma rispettano quelli che sono i loro standard, sono costretti a cancellare. Un altro dato secondo me interessante è anche il fatto che per l'appunto tutti i vettori hanno dovuto ridurre la capacità, soprattutto vedete Ryanair nella Summer 21 rispetto alla Summer 19, e in alcuni casi soprattutto le compagnie aeree, diciamo legacy come Deutsche Lufthansa, quindi Lufthansa Aeroflot, hanno in qualche modo concentrato la propria operatività sui segmenti domestici, e questo poi in qualche modo spiega anche il dato che abbiamo in qualche modo visto su Olbia. Andiamo alle prime proiezioni per il futuro. Questo è una rappresentazione complessiva che è stata fatta da IATA, che è l'associazione internazionale delle principali compagnie aeree, che stima una ripresa solo al 50% dei volumi di traffico rispetto al 2019 nel 2021.
Nel lungo periodo, questo è un dato della Bain, non ci sono buone notizie per il mondo del trasporto aereo, perché una ripresa è prevista un po' in tutti gli scenari. Questo insomma, è una sensitivity che ha diversi scenari, da baseline a quella con una, insomma, una campagna di vaccinazione accelerata a livello globale, e via dicendo, comunque non prima del 2024. È chiaro che qua parliamo però di un forecast che prende in considerazione tutti i segmenti tipici del traffico aereo. Lo ha menzionato prima anche questo Giacomo. Se andiamo invece a fare un drill down e a analizzare i vari segmenti, possiamo vedere come il leisure, quindi il segmento che forse è più legato all'aeroporto di Olbia e alla nostra destinazione, proprio perché il nostro aeroporto per l'85% ha come passeggeri che viaggiano per turismo, per motivazioni leisure, la ripresa vediamo che è anticipata rispetto a quella complessiva, e parliamo addirittura del 2022. Posso confermarvelo perché questa è una slide che mostro di budget, che però è stata fatta diverse settimane fa, che vedeva un delta rispetto al 2019, qua parliamo dell'aeroporto di Olbia, del 7,9%. Ad oggi mi sentirei anche di essere un attimino più ottimista e dirvi che probabilmente riusciremo a quasi sfiorare i numeri del 2019, anche perché dalle ultime interlocuzioni che abbiamo avuto con le compagnie aeree, quello che è stato messo in vendita ad oggi, la capacità che si preparano in qualche modo a mettere in vendita per il Nord Sardegna e per la Sardegna in generale, è superiore addirittura al 2019, sebbene comunque ancora concentrata sulla summer. Per chiudere i principali mercati, sarà, crediamo, un 2022 caratterizzato ancora dal traffico domestico, sebbene in misura inferiore rispetto al 2021 e 2020 neanche lo prendiamo in considerazione, una ripresa del mercato tedesco, un grosso punto di domanda purtroppo per il Regno Unito e anche da parte del segmento della Svizzera, che ha offerto numeri molto interessanti. Chiudo anche io vorrei chiudere con una brevissima riflessione che riguarda probabilmente le modalità attraverso cui noi operatori dovremmo approcciare alla tematica della stagionalità. Io, nonostante la mia relativamente giovane età, è ormai quasi 10 anni che insieme a Paolo, insomma Gianluca e molti amici, frequento questi interessantissimi webinar, e le costanti sono sempre, insomma, la stagionalità, e purtroppo solo da poco si parla di destinazione organizzata. Ecco, noi crediamo come aeroporto, ma credo di interpretare il pensiero anche degli altri colleghi, che l'unico modo per andare in qualche modo a ridurre queste criticità sia quella di iniziare a lavorare in maniera congiunta e sinergica ad un tavolo che sia più strutturato rispetto a quello a cui assistiamo oggi, dove purtroppo dobbiamo scambiarci i dati in maniera informale e provare a delineare delle strategie non in maniera strutturata. Basti pensare che le analisi e i dati riferiti agli arrivi turistici arrivano sempre con molto ritardo, non hanno una segmentazione che tutti ci aspettiamo, e l'auspicio è che per i prossimi anni si possa realmente iniziare a ragionare con un tavolo condiviso, chiamiamolo DMO, chiamiamolo come vogliamo, e che però ci porti piano piano ad allinearci a quelle che sono le best practice, perché non dimentichiamoci che noi andiamo a competere con dei mercati che sono sempre più agguerriti. Questa mattina ho citato il webinar a cui ho partecipato, dove avevamo l'aeroporto di Malta, l'aeroporto di Atene, e loro ovviamente hanno una situazione completamente diversa, e posso assicurarvi che il loro livello di gestione organizzata della destinazione è più avanzato rispetto al nostro. Mi taccio e passo la parola a Paolo, perché non vedo l'ora di sentire il suo intervento. Grazie Mario, anche questa volta c'hai, come dire, io conosco Mario da tempo e devo dire ci bombarda di informazioni
veramente incredibili, e quindi i suoi spunti sono ovviamente rilevanti. Sulla DMO dico che ancora oggi si recita, purtroppo si recita soggetto, e quindi non ci sarà, per allora ne parliamo solo, ma non facciamo. Paolo Manca, dove sei? Eccoti qua. Ti ho lasciato per ultimo per due banali ragioni. La prima perché ti abbiamo servito una serie di assist importanti sui quali so che ti butterai alla grande. La seconda è che, conoscendoti, il tuo sarà un finale rossiniano, visto che quindi in crescendo, quindi so bene che intuisco dove ti andrai a posizionare, credo che sarà molto interessante. Diciamo che so bene che sei anche uno molto sintetico, però come dire, di sostanza. A te la parola. Grazie Gianluca, grazie a tutti. Intervenire dopo l'intervento della Banca d'Italia, di Giacomo Del Chiappa, di Mario Garau, comporta che dovrei commentare almeno per 4 ore. La fortuna è che c'è un volo che mi aspetta, e quindi non è possibile che questo avvenga. Diciamo che non finiremo alle 7, ma non ci allunghiamo molto di più. Poi ovviamente vado a commentare senza slide, perché sarebbe impossibile riuscire a replicare le persone che mi hanno preceduto con una qualità e una produzione di slide che ormai è passata alla storia. Quindi dobbiamo limitarci a avere una visione parziale, perché è quella che possiamo avere, perché siamo di parte. Rappresento fondamentalmente degli interessi di parte, che sono quelli di un pezzo del settore economico che di turismo ci vive, e quindi ha necessità assoluta di ragionare insieme a tutti gli attori del sistema, siano essi istituzionali, siano essi di ricerca come le università, ma siano essi anche attivi sul mercato come gli aeroporti, e abbiamo necessità assoluta, come dicevo, di capire perché. Perché in una situazione confusa, in una situazione mutevole come quella attuale, avere dei piccoli riferimenti che ci danno dei punti fermi può essere uno dei pochi risultati che spinge poi il collega ad andare avanti con una serenità maggiore rispetto a quella del giorno precedente. Quindi è importantissimo che eventi come questo ci siano. Perché? Perché si è parlato esclusivamente, fino all'intervento del sottoscritto, di dati, e con dati alla mano. Dati alla mano che ribadiscono e certificano da più punti di vista quelle che sono poi le sensibilità che ogni giorno gli operatori, nella loro vita quotidiana, nella loro attività economica, hanno, toccano, a volte interpretano in maniera corretta, altre volte un po' per un po' di sfiducia, un po' per altri motivi, difficilmente riescono a capirne il vero valore e la vera entità, e quindi a prendere di conseguenza delle decisioni che vanno anche del futuro della propria azienda, ma nel contesto anche del futuro di questo territorio che è la Sardegna, che volente o nolente passa in parte per quello che è lo sviluppo dell'economia legata al turismo. E di questo dobbiamo e deve farsene una ragione anche la politica. Qualsiasi iniziativa viene portata avanti nelle attività, siano esse di livello economico diretto o indiretto, come le sopracitate linee di investimento, beh, è chiaro che hanno un'influenza importantissima su quello che è l'attività turistica, e di conseguenza su tutta la filiera allargata del turismo, che per l'economia sarda pesa, e lo diciamo e lo andiamo ribadendo sempre più, ben più di quel 13-14%. Detto questo, primo passaggio, PNRR, non siamo assolutamente convinti della situazione attuale. Senza polemica, registriamo 7 miliardi e mezzo per la cultura e 2 miliardi e mezzo per il turismo. Ci fa sorridere, perché è difficile promuovere e sviluppare un certo livello di cultura senza allo stesso tempo avere affiancati dei vettori e degli strumenti di sviluppo turistico che permettano a questa cultura di essere fruibile a una massa ben più ampia di quella del singolo, della singola località dove si trova. Ripeto, non è polemica, ben vengano gli investimenti in questo caso, però facciamo i conti della serva banalissimi: 230 miliardi di finanziamento europeo, anche se avessero usato il 10% farebbe 20 miliardi, 2,4, 2,9, diciamo che viaggiamo attorno all'1%. Ci sembra sicuramente un dato
poco convincente per una nazione che ribadisce continuamente, ripetutamente e in ogni occasione possibile che di turismo bisogna utilizzare la leva strategica in vari ambiti. E quindi questo un pochettino cozza per chi sul turismo ci opera tutti i giorni e magari con un po' di fiducia prende anche la buona notizia dell'istituzione di un ministero del turismo, appunto, come una vittoria all'europeo, visto che va di moda in questo 2021 vincere gli europei per l'Italia, e poi invece ci troviamo di fatto con gli stessi meccanismi burocratici che ci hanno accompagnato fino ad oggi. È chiaro che le scelte ancora non sono tutte fatte, però bisogna iniziare a ragionare. Poi la classica risposta che viene dalla parte politica, ripeto, non è polemica la nostra, ma è semplicemente una visione, una presa d'atto, è quella che tanti investimenti, appunto quelli infrastrutturali, passano e poi sono al servizio dello sviluppo turistico. Bene, se questo deve avvenire, allora il passaggio chiaro deve essere che devono essere pensati secondo quella chiave, altrimenti rischiamo di creare delle infrastrutture che non hanno valutato in partenza quelle che sono le leve necessarie ad un corretto sviluppo, appunto, del turismo nelle sue varie forme, e alla fine ci troveremo poi a fare quelle varianti o a fare quegli addendum successivi che, come al solito, non possono portare lo stesso risultato di un progetto pensato e studiato fin dall'inizio. Andando avanti sull'analisi dei dati, è chiaro che questa pandemia ha cambiato pesantemente i nostri modi di pensare, lo dicevano i dati del dottor Sansone della Banca d'Italia, di Giacomo Del Chiappa, ma dello stesso Mario, fotografando la Sardegna ci hanno fatto cambiare il paradigma. Noi stavamo andando ormai da 10 anni pesantemente nella direzione di avere una crescita imponente del mercato straniero, quindi i turisti stranieri che arrivavano in Sardegna e portavano una serie di effetti positivi, una permanenza cosiddetta flat nei almeno 6 mesi della stagione estiva, perché per un tedesco venire ad aprile, a maggio, a giugno e a settembre, ottobre è praticamente la stessa cosa, forse li predilige al contrario, cioè li predilige questi mesi rispetto ai canonici luglio e agosto che erano a beneficio degli italiani. Quindi questo comportava, appunto, di essere arrivati ad avere quasi 6 mesi di stagione per oltre il 30% delle attività turistiche. È palese che lo sconvolgimento pandemico ha bloccato tutto questo meccanismo. Abbiamo retto il colpo sia nel 20 ma anche nel 21 su quelli che sono i dati del mercato Italia. Allo stesso tempo però registriamo, e il dato non c'è bisogno di presentare noi delle statistiche, basta prendere quelle dell'aeroporto e fotocopiarle, abbiamo esattamente lo stesso identico risultato, meno un terzo più o meno degli stranieri, e gli italiani che più o meno ribadiscono i numeri di un anno normale come il 2019, anzi forse in qualche momento con picchi pure più alti o con una concentrazione maggiore nel mese di agosto. Tutto questo fa sì che si sia arrivati a quei 10 milioni o forse qualcosa di più. In questo spezzo una lancia a favore della previsione della Banca d'Italia, che probabilmente era corretta, perché ci avviciniamo molto a quegli 11 milioni, almeno dai dati che abbiamo ad oggi, di presenze ufficiali nella nostra regione in questo 2021. Dato non sufficiente, perché vuol dire che abbiamo comunque perso un terzo circa della forza turistica della nostra regione. Allo stesso tempo, se vogliamo guardare il trend positivo, è quasi il doppio dell'anno precedente, dell'anno della piena pandemia. Quindi è chiaro che nel ripartire la prima vera grande stagione intera sarà il 2022, lo scenario attuale complica un pochettino le cose, perché per il mercato tedesco, mitteleuropeo in genere, gennaio è il momento principe della prenotazione, e noi oggi ci troviamo con stati come la Germania, l'Austria, l'Olanda, in parte la Svizzera, in piena pandemia con decine e decine di migliaia di contagi al giorno. Questo non dà al turista finale la serenità per poter pensare e programmare la propria vacanza. Allo stesso tempo, altro dato evidenziato da molti, che diventa sia dagli studi di Giacomo della Banca d'Italia, ma dello stesso Mario Garau quando si riferiva alle compagnie aeree, è chiaro che c'è una propensione al last minute che, seppur vocata in maniera forte
nel mercato Italia, cioè gli italiani sono sempre stati abituati a prenotare sotto data la loro vacanza o comunque mediamente con un preavviso e un anticipo abbastanza limitato, questo per gli stranieri è una novità. Solitamente per buona parte dei paesi centroeuropei entro il 31 gennaio si deposita il piano ferie e contestualmente si programmano le proprie vacanze, quindi si fa la scelta. In quest'anno abbiamo visto un po' di clienti teutonici che hanno deciso all'ultimo momento di arrivare nell'isola con tutta una serie di, in particolare i giovani, devo segnalare come dato diverso rispetto al passato, hanno rischiato, tra virgolette, di fare un po' una vacanza all'avventura. Hanno preso un volo, sono arrivati in Sardegna e poi una volta arrivati qui hanno scelto qual era la loro vacanza. Ecco, un controtendenza pesantissima rispetto a quelle che erano le abitudini di un popolo che ha un livello di programmazione molto alto dovuto anche a strutturazione di tour operator, garanzie, assicurazioni e così via. Il passaggio centrale lo faccio sul discorso della sicurezza. È chiaro, come è stato ribadito, che nel momento in cui la destinazione è percepita sicura, è percepita organizzata, è percepita attrezzata per gestire le condizioni mutate e esistenti in questo momento, diventa poi appetibile anche per tutte quelle situazioni nuove che partono dal lavorare o da fare vacanze miste tra lavoro in smart working e vacanza pura, tra ripetizioni di più vacanze molto più brevi nella stessa destinazione e tutta una serie di altre attività di weekend, di visite di prossimità, gli stessi sardi che venivano citati dalla Banca d'Italia che hanno forse per la prima volta veramente scelto la Sardegna come destinazione di vacanza. Registriamo un incremento di presenze negli hotel sardi che è rimasta praticamente identica, ma in realtà la base che ha costituito queste presenze è molto diversa. Se prima le presenze dei sardi negli hotel sardi erano fondamentalmente presenze di lavoro, quindi business, sono venute a mancare quelle presenze che si sono trasformate in un certo numero di sardi che hanno fatto la loro vacanza nell'isola. E questa è una novità che porta l'abitante indigeno a vivere e interpretare la propria terra in maniera diversa e sta portando una serie di risvolti molto positivi, perché ricordiamoci sempre, cito Giacomo del Chiappa in questo caso, una destinazione che funziona bene per i turisti, funziona bene anche per i propri abitanti, e in questo caso abbiamo i propri abitanti che diventano loro stessi turisti magari a 100 km di distanza senza dover fare viaggi intercontinentali. L'ultima parte, così vado a chiudere e non impegniamo oltremodo, viste il numero di informazioni utilissime, chiederò a tutti di mettere a disposizione ovviamente le preziosissime slide in modo che colleghi associati possano fruire e avere a disposizione questi dati, è la programmazione, quello che vogliamo andare a fare. È chiaro che siamo in ritardo, siamo pesantemente in ritardo per qualsiasi tipo di scelta turistica debba essere fatta per il 2022. Il turismo vive di programmazioni su la parte organizzata di 16-18 mesi, faccio l'esempio dei convegni, dei MICE, degli eventi dove ci sono magari da muovere più persone da più parti del mondo, d'Italia, per arrivare in un'unica destinazione, e quindi vi è necessità di una programmazione veramente biennale, fino a, appunto, come dicevamo, al tour operating classico che chiude i contratti con circa 12 mesi di anticipo. Quindi noi a luglio abbiamo chiuso tutti i contratti del 2022, sino a poi arrivare appunto a quelle popolazioni che invece avevano momenti di scelta, quindi la cosiddetta finestra di prenotazione che anticipava tra i 6 mesi in su, dai 6 mesi in su e comunque mai sotto i 90 giorni la propria data di scelta della vacanza. Ecco, tutto questo vuol dire che noi dobbiamo essere pronti molto prima, dobbiamo aver deciso molto prima, perché se io vado indietro di 100 giorni, 120 giorni dal primo di aprile, vuol dire che siamo alla data di oggi e quindi vuol dire che noi dobbiamo essere in grado oggi di dire cosa succederà il primo di aprile. Sfido chiunque a dire che questo può avvenire. Purtroppo né dal punto di vista sanitario, né dal punto di vista burocratico, né dal punto di vista organizzativo ci sono delle idee chiare. Abbiamo suggerito più volte come associazione, siamo stati i primi a montare protocolli di sicurezza a cui Gianluca De Rio ha partecipato in prima persona proprio nella redazione a livello nazionale, siamo stati i primi a dare delle regole, siamo stati i primi a dire utilizziamo il Green Pass, scegliamo una regola che è maggiormente tutelante, portiamola avanti
e difendiamola. Perché? Perché questo qui è un paracadute nel caso in cui le situazioni peggiorino. Beh, se noi continuiamo invece a mutare le regole ogni 15 giorni e sempre in prossimità dell'evento o della parte della stagione clou, in questo caso la stagione invernale ad esempio, noi rischiamo tutte le volte di farci un autogol, di vanificare un pezzo del lavoro fatto. E questo è già successo in Sardegna sia nel 20 che nel 21, ovviamente, perché il 21, per quanto sufficiente come risultato finale, registra comunque la perdita di mesi importanti come aprile, maggio, giugno e un pezzo anche di luglio, perché i numeri di luglio erano decisamente inferiori a quelli di un anno normale. Noi non possiamo pensare di continuare con questa dinamica, sia nella fase emergenziale, che ormai è diventata quasi una certezza, perché ormai sono 24 mesi tra un mesetto che viviamo in compartecipazione con la pandemia, e quindi dobbiamo pensare che debba esserci un piano A e gli eventuali piani B, che ovviamente si muovono in funzione dei risultati sanitari. Beh, questo non avviene, ed è un primo motivo per cui il miscuglio tra pubblico e privato, che serve per gestire in maniera adeguata le politiche e le dinamiche turistiche, non funziona. Il secondo passaggio è quello proprio dell'organizzazione turistica stessa. Ribadiamo da anni, citato da più parti, che il turismo ha dinamiche e tempi incompatibili con quelli della burocrazia. Non possiamo pensare che ancora oggi si preferisca avere il ricorso alle visite presso l'assessore o il consigliere di turno per poter sviluppare o meno un determinato progetto di destinazione. Non possiamo pensare che non vi sia una programmazione strutturata tra pubblico, privato, università, regione, che ahimè, come hai detto prima, è l'unica titolata dalla Costituzione a gestire le politiche del turismo. Beh, tutto questo nel 2021, che guarda al 2022, ma che ormai guarda al 2023, diventa un problema perché l'analisi del dato non viene fatta in maniera articolata, perché la sola quantità di dati espressa oggi in questo webinar è di gran lunga superiore a tutti quelli prodotti da qualsiasi assessorato al turismo presente, passato e mi auguro non futuro, che della regione Sardegna, che in qualsiasi momento abbia mai prodotto dati. Quindi noi ci troviamo ancora una volta a dover affrontare invece un settore estremamente complesso, estremamente dinamico e mutevole, con una macchina che invece viaggia ancora a carbon fossile e non funziona, perché di fatto ci stiamo precludendo le potenzialità di sviluppo e le potenzialità di vivere appieno quelle che sono le potenzialità appunto di questo settore. Siamo tutti fiduciosi, altrimenti avremmo fatto altre scelte. Chiudo con tre dati importantissimi, secondo me, del nostro settore. Il primo è quello che non potremo mai delocalizzare. Noi siamo fondamentalmente radicati sul territorio, e quindi le scelte di destinazione, volente o nolente, ed è per questo che forse ci alteriamo un pochettino delle volte nel raccontare quelle che sono le nostre posizioni, passano insieme alle scelte aziendali in maniera univoca. Quindi le scelte della destinazione sono le stesse dell'azienda, perché non è possibile spostare la produzione da un'altra parte del mondo. La seconda è che quella è, siamo uno dei settori che ha la vocazione più verso i giovani tra tutti quelli operanti, cioè molti giovani e molte donne operano in questo settore. La terza è quella che anche la vocazione digitale, è stato espresso più volte, è fortissima. Quindi ci sono le basi per potersi adattare a questa mutevole situazione. Il Covid, se qualcosa di buono ha fatto, è quello che ci ha ricordato che in un attimo si possono azzerare tutti i parametri e si deve ripartire, e ci siamo anche dovuti riabituare a nuove regole e a nuovi regolamenti e a nuove abitudini. Quindi avremo molto probabilmente la capacità di adattarci a quelle che sono le giuste regole per avviare una gestione del nostro mondo in maniera ottimale e sicuramente migliore, che ci permetta di far vivere i nostri concittadini 12 mesi l'anno in Sardegna senza la preoccupazione o l'assillo di dover emigrare per trovare un'occupazione, perché l'economia della nostra isola sarà sufficiente a permettere questo. Chiudo e ringrazio tutti. Grazie Paolo, ovviamente siamo in chiusura.
due cose veloci. Non abbiamo, siamo la prima volta, uno dei pochi convegni in vita mia sul turismo che non abbiamo parlato male della regione, che è un buon segno, voglio dire. Ci fidiamo dell'8,5 che hai dato Paolo all'assessore Chiesa, ma so bene che l'hai dato sulla fiducia per il futuro. Quindi abbiamo ovviamente insomma, vediamo, insomma, l'ottimismo ci deve per forza pervadere, altrimenti non potremmo essere uomini d'azione, non lo siamo sempre stati. Lo dico per incoraggiare me stesso, ma tutti noi. E do la parola poi a Riccardo per chiudere, ma consentitemi di ringraziare tutti, da Gennaro a Mario, a Paolo e a Giacomo. Ringrazio Riccardo per l'entusiasmo che ci ha passato. Perdonatemi se sono l'unico del manifesto che è senza cravatta, quindi tutti i relatori li ho visti belli con la cravatta, io, come dire, rompo come al solito le regole, vi chiedo scusa, la prossima volta il mio dressing code sarà più rigoroso. Ecco, a te la parola, Riccardo, per la chiusura, e grazie ancora a tutti. Bene, ringrazio tutti, veramente interessante questo webinar, auspichiamo magari una un maggiore coinvolgimento della regione con un piano che veda, insomma, in marcia più e in sincronismo più attori, perché che non siano, ecco, tutti in maniera autonoma, perché uniti si vince. Io vi ringrazio, vista la tarda ora, vi dico che già stiamo organizzando un altro evento, però è tutto un altro argomento, parliamo dell'agrivoltaico e dell'agricoltura di precisione, quindi è nato tra l'altro in ambito Federmanager e senz'altro avrà un interessamento soprattutto di un altro campo, Fenda con diritti, però sarete invitati comunque tutti. Io vi ringrazio, dimenticavo, lo faremo spero in presenza e a magari modalità mista, in modo che ci si possa collegare e comunque vedersi anche a distanza. Io ringrazio tutti, vi saluto e grazie, veramente, veramente interessante. Grazie e buone feste. Grazie a voi, buona serata, buone feste.